Capacci Carlo. Mezzera Gianfranco. Presente. Canetti Valeria. Assente. Lagorio Lorenzo. Oliviero Oliviero. Marino Fiorenzo. Balestra Camilla. Assente. Corinni Chiara. Anfossi Silvano. Savioli Alessandro. Balestra Fulvio. Parodi Diego. Russo Antonio. Re Paolo. Palma Susanna. D'Agostino Ester. Ricconi Natalia. Montesano Paolo. Gorlero Giulia. Assente. Gavi Cristina. Ghigliazza Riccardo. Saluzzo Roberto. Annone Erminio. Gaggero Gianfranco. Ranise Antonello. Acquarone Ida. Poilucci Piera. Farciola Luca. Fossati Giuseppe. Grosso Gianfranco. Servalli Mauro. Glorio Cara. Assente. E Casano Alessandro. Numero legale. Sono assenti, giustificati, Giulia Gorlero per motivi professionali, Balestra Camilla per motivi di salute, Cara Glorio per motivi professionali e Valeria Canetti per motivi di salute. Bene, prima di iniziare il dibattito, i lavoratori dell'Agnesi, che ringrazio per essere così presenti oggi in aula, hanno chiesto di eleggere un documento e io ben volentieri accolgo la loro richiesta. Noi lavoratori agnesi, vista la ferma volontà della proprietà di cessare la produzione di pasta a Imperia a dicembre 2016 e vista la mancata presentazione di un programma alternativo per la ricollocazione, sebbene annunciato negli incontri istituzionali, oggi dobbiamo guardare con incertezze e preoccupazioni al domani e pertanto chiediamo di parlare col datore di lavoro del percorso che ci attende con tempistiche appropriate. Vogliamo ora evidenziare che l'interesse privato nel progetto Porta del Mare acquisisce eccessiva rilevanza e si perde, col trasferimento a Fossano, ogni possibile ricaduta economica ed occupazionale sullo stabilimento di Via Schiva, ritenuta parte integrante ed ineludibile del progetto stesso. Riteniamo che la proprietà degli amministratori sia l'interesse per lo sviluppo di un'economia locale e la sua derivata occupazione e abbandono i particolarismi si debba guardare alla collettività. Ricordiamo soprattutto, se vogliamo turismo, che il primo passo parte dal valorizzare soprattutto le tradizioni e quello che siamo, essere una comunità capace di generare benessere già per se stessa, un benessere per molti e non per pochi, il resto è conseguente. Mostrare tutto con orgoglio, anche una fabbrica non pensata per la sola produzione ma valorizzata in una chiave turistica come espressione del territorio della sua gente. Consegnare così al turista un pacchetto diversificato fatto di esperienze uniche. Questo abbiamo visto nel nostro lavoro e nello stabilimento di Via Schiva, ma non siamo stati ascoltati. Oggi lavoratori e cittadini marciano per annullare una distanza con le istituzioni che sentano lontane, più governate da interessi di parte che governati dal bene comune. Se l'Agnesi è consegnata ad un anonimato, non sia lo stesso per Imperia e agli amministratori, costruttori di futuro, con il voto di oggi diciamo di far tesoro delle perdite e governati dalla bellezza, lavoriamo per riprenderci il domani, il nostro domani. Bene, ora iniziamo il dibattito che, come deciso in Commissione Capigruppo di quest'oggi, inizierà con l'intervento del consigliere Grosso di Imperia Bene Comune
e sarà concluso dall'intervento del Partito Democratico della consigliera Mezzera. Quindi passo la parola al consigliere Grosso, ha 15 minuti di tempo, come avrà 15 minuti di tempo la consigliera Mezzera. Prego, consigliere Grosso. Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, assessori, colleghi consiglieri, lavoratori e lavoratrici dell'Agnesi, sindacati, cittadini tutti. È un momento molto particolare, un momento drammatico di questa città, un momento molto delicato. Per questo mi fa onore essere stato indicato da tutto il Consiglio Comunale come relatore della pratica, forse anche in riconoscenza dell'impegno che il mio gruppo, il Piede Bene Comune, ha portato avanti in questi anni sulla questione Agnesi. È stato un gesto cavalleresco da parte di tutto il Consiglio Comunale, che ho apprezzato e che noi apprezziamo, un gesto che dà però una forte responsabilità di presentazione di questa pratica, che debba essere, deve essere e deve raccogliere il sentimento di tutto il Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale che si è guardato negli occhi, che di fronte a questo momento ha ritenuto doveroso unirsi per affrontare unanimemente la problematica Agnesi e dare una risposta seria, vera, concreta, per quel che può, alla città. Per questo sono piuttosto emozionato e, contrariamente a quello che io faccio, mi sono scritto l'intervento perché è un intervento che credo sia importante e sarebbe importante condividere con tutto il Consiglio Comunale, cercando di rappresentare tutte le sensibilità. L'Agnesi è un bene comune, lo è la produzione della pasta, lo sono i 200 posti di lavoro diretti e indiretti che garantisce complessivamente in città. Lo è il marchio che unisce storicamente e indissolubilmente la fabbrica Imperia e viceversa. Lo è la storia della famiglia che nel 1824 acquistò un mulino a cura di Paolo Battista Agnesi per macinare 120 quintali di grano al giorno e produrre direttamente la pasta, sino ad arrivare ad armare una propria flotta di velieri per rifornirsi di grano duro dall'Ucraina. Per questo siamo ancora qui, a 2 anni dalla nostra prima mozione in Consiglio, a cercare una via che unisca il valore della libera iniziativa privata con il valore della tradizione e della cultura di una città, attraverso gli unici elementi di sintesi possibili, il lavoro e la produzione. Dopo 2 anni di tentativi e di speranza, di dibattiti e di tavole rotonde al MISE, in Regione, in Consiglio Comunale, di apparenti soluzioni e di cocenti delusioni, dopo la pazienza, la rendevolezza, la lotta e la rabbia, dopo 1000 interpretazioni possibili, i lavoratori e i loro sindacati hanno chiesto alla politica di difendere in modo robusto, deciso, chiaro il valore più alto che esiste in una società sana e democratica, il diritto al lavoro, che è propedeutico alla felicità e serenità di tutti noi. Qualcuno dirà, qualcuno l'ha detto, ma cosa c'entra la politica con il diritto di un imprenditore a fare impresa, a investire o disinvestire su un progetto e in un determinato territorio? Cosa può fare un consiglio comunale? Cosa possono fare i partiti per costringere un imprenditore a restare nella loro città? Bene, io dico che in un paese sano, serio, dove il bene comune convive con il rispetto delle libertà personali, in uno Stato in cui l'articolo 1 della sua Costituzione riassume il fondamento essenziale e indissolubile del concetto di Repubblica con quello di lavoro, la politica e le istituzioni democratiche molto possono e devono fare per offrire sul proprio territorio le migliori condizioni sociali, economiche e infrastrutturali possibili, affinché la libera iniziativa imprenditoriale, la voglia di produrre, di investire in un progetto o in un sogno, il coraggio o il miraggio di sano profitto del singolo possa diventare un'occasione di ricchezza per tutta la sua comunità. E il modo migliore per motivare la voglia d'impresa o comunque per sostenerla e aiutarla a diventare realtà, il modo migliore per non scoraggiare realtà imprenditoriali già esistenti
è quello di pretendere da ciascun attore in campo l'interpretazione del proprio ruolo al meglio. La politica e le istituzioni, facilitando gli investimenti produttivi, premiando la redistribuzione di ricchezza, chiedendo impegni forti e concreti e disincentivando, al contrario, operazioni appetibili ma di scarso interesse pubblico per il tessuto economico del territorio. L'imprenditore, credendo fermamente nei propri mezzi, nelle proprie idee, investendo in capitale e affidabilità, indicando e proponendo alle istituzioni che governano il territorio, se necessario e strategico, le soluzioni più coerenti e incisive per favorire la realizzazione di quegli investimenti. In questo si incardina la vicenda Agnesi, il disimpegno del gruppo Colussi, i suoi ormai palesi disinvestimenti produttivi, che hanno oggi accelerato la cronaca di una morte annunciata da tempo, forse sottovalutata da troppi, nonostante gli importanti regali concessi proprio dalla politica cittadina per farlo restare. Da troppi anni un certo timore riverenziale dei sindacati e dei lavoratori, certo comprensibile, un approccio troppo morbido e poco lungimirante della politica cittadina, forse esageratamente ottimistica, ha consentito al gruppo Colussi di cercare la via meno produttiva per la città, quella apparentemente più semplice, quella che oserei chiamare mordi e fuggi, svuotando di contenuto e di iniziativa il suo know-how, la sua stessa essenza, l'essenza di una fabbrica e di un progetto che era nato quasi 200 anni fa solo per produrre pasta, esportarla fuori dai nostri confini, esaltare l'orgoglio imprenditoriale umano di una terra povera ma ricca di prodotti semplici e unici. Una famiglia tenace e profondamente radicata nella sua terra che ha continuato a portare il marchio di Imperia nel mondo. E oggi, in nome di quell'orgoglio e di quella voglia, in nome di un marchio che ha nelle vele la rappresentazione più eloquente della forza del vento e del mare di una città marinara, tutti insieme diremo no a chi ci vuole offendere, a chi non vuole insieme a noi continuare a credere nella produzione come ricchezza. Sì, signori, perché Agnesi e Imperia, pasta e grano sono la nostra storia, sono la nostra identità, così come lo è l'olio e l'olivo e le altre pochissime realtà produttive ancora esistenti. E per quanto divise e diverse, certamente variegate, tutte le forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale si sono guardate negli occhi, si sono finalmente indignate e si sono riconosciute tutte figlie di questa fabbrica, figlie di queste vele. Per questo oggi il Consiglio Comunale di Imperia, spero, credo, all'unanimità, con questa delibera dirà no a chi ha pensato che Imperia fosse solo terra di passaggio, che i suoi rappresentanti istituzionali potessero essere ingannati e sbeffeggiati, che i suoi valori potessero essere svenduti senza colpo ferire, a chi sperava di costruire palazzi smontando un mulino. Oggi, con questa delibera, si vuole ribadire che per Imperia Agnesi è e sarà sempre uno stabilimento industriale e produttivo, che noi non vogliamo smettere di crederci, che noi non ci accontenteremo delle briciole per la paura di saltare il pasto. Oggi noi chiariamo a Colussi che potrà continuare a fare solo impresa ad Imperia, quello che riteniamo debba fare e nulla di più. Oggi noi diciamo no a una variante urbanistica che nulla impreziosisce di un progetto edilizio fin troppo generoso, figlio di tenue speranze e di flebili garanzie, che hanno sdoganato forse troppo presto il ruolo dell'imprenditore Colussi in questa città. Errare umano est, perseverare, diabolico. Oggi noi vogliamo anche guardare un po' più in là di ciò che è rimasto o che era. Non vogliamo ripetere gli errori del passato e pensiamo doverosamente di riappropriarci del nostro ruolo, quello che deve avere la politica, una politica lungimirante e attenta ai bisogni dei propri amministrati e del proprio tessuto urbano. Per questo riteniamo di entrare a pieno titolo con un piede nel futuro e indicare chiaramente
trasparentemente che l'area ex Ferriere, se non potrà più essere una porta del mare di Imperia per vedere ancora veleggiare l'Agnesi, dovrà diventare uno strumento di riqualificazione urbana diversa, più sinergica con la struttura di una città e di una realtà che sta profondamente cambiando. Ma questa delibera è, nonostante tutto, ancora una porta aperta, e lo sarà se davanti a noi si siederà un imprenditore con l'intenzione di produrre utili per se stesso e per la nostra città. È ancora una porta aperta, perché avrà la sensibilità di comprendere che il marchio Agnesi non è per noi solo un disegno, non è semplicemente un diritto, ma anche e soprattutto il dovere di difendere il destino di tutta una comunità, le sue radici, le sue tradizioni, di continuare a navigare insieme a vele spiegate, che per noi quel marchio è il desiderio di legarlo ancora indissolubilmente a un progetto possibile, dove il valore aggiunto non sia solo il capitale investito dall'imprenditore, ma l'identificazione del prodotto con la terra da cui esso proviene. Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, colleghi consiglieri, lavoratori e lavoratrici, sindacati, cittadini, signor Colussi, ancora una volta fermiamoci tutti insieme ad ascoltare il silenzio, quel silenzio assordante che conquistò nel 1985 il clamore e il rumore della folla, vincendo il Leone d'Oro al Festival Internazionale della Creatività di Cannes con il mitico slogan «Silenzio, parla Agnesi». Fermiamoci ad ascoltare quel silenzio, signore. Colussi, si fermi anche lei ad ascoltarlo con noi, con il giusto rispetto, con la giusta attenzione, per capire se questa storia potrà ancora raccontarci qualcosa. Grazie. Grazie consigliere Grosso. Chiede la parola il consigliere Saluzzo, Imperia di tutti, Imperia per tutti. Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi, lavoratori, buonasera a tutti. Pochi minuti fa abbiamo incontrato una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati. Devo confessare che la dignità delle parole che ho ascoltato mi ha sinceramente toccato e mi hanno fatto sentire orgoglioso di poter partecipare alla battaglia che è la vostra, è la nostra, è quella di tutti gli imperiesi. Il nostro gruppo vuole manifestare il proprio sostegno e la propria solidarietà ai lavoratori, perché anche se non vogliamo cadere in facile demagogia, sappiamo cosa significhi Agnesi per Imperia e cosa vuol dire perdere il posto di lavoro. Il documento che andiamo ad approvare questa sera è un documento richiesto, condiviso e dovuto. Se siamo arrivati a questo, noi che rappresentiamo l'amministrazione, se ci siamo arrivati a giugno 2016, troppo tardi secondo qualcuno, un motivo c'è e provo a spiegare quale. L'evoluzione della vicenda Agnesi, lo sapete bene voi, parte da molto lontano e con il senno di poi si può dire che gli errori, le occasioni mancate sono state diverse, sono state tante. A nostro giudizio, a giudizio del gruppo che rappresento, Imperia di tutti, l'errore più evidente e grossolano è stato quello di legare le sorti dello stabilimento allo sviluppo urbanistico del gruppo sul nostro territorio, senza ipotizzare che poteva succedere quello che è successo, che la bolla della speculazione edilizia potesse fermarsi. Meglio sarebbe stato concentrarsi su altri reciproci scambi di interessi, e sottolineo reciproci. Non è certo il momento di fare ipotesi su cosa o come si poteva fare, la dietrologia non serve a nulla, la lasciamo fare ad altri. Parliamo di oggi, della partita che possiamo giocare con le carte che abbiamo.
non con quelle che vorremmo avere. Oggi siamo in trappola, una trappola a cui questa amministrazione non può sottrarsi. Poco fa qualcuno ha detto: siamo qua a celebrare un funerale. Io spero di no. Vorrei dire, stiamo cercando una cura. È una partita difficile che bisogna giocare al meglio delle nostre possibilità. Bisogna farlo per non dare alibi all'imprenditore, per non consentire a nessuno di poter dire: mi avete costretto a chiudere. Chi ha la responsabilità di amministrare deve credere fino all'ultimo minuto che ci sia una possibilità di trattativa, deve trovare gli spazi per agire, per intervenire. È anche facile dire: Colussi vi prende in giro, ma attenzione, nessuno qui vive sul Pero o su Marte, tutti noi, a cominciare proprio dai lavoratori, vediamo e capiamo quello che sta succedendo. Si sta delineando una tragedia annunciata. Altrettanto chiaro dovrebbe essere che chi è seduto qua, o meglio ancora là, sulla poltrona del sindaco, non può e non deve consentire all'imprenditore di pensare che ci siano chiusure preconcette nei suoi confronti. Non possiamo dargli alibi. Meglio che fare i grillissaggi è provare a fare qualcosa di concreto. Ora però si avvicina la scadenza di dicembre, lo stop alla produzione della pasta, e quindi doveroso, anche per chi deve attendere, aumentare la pressione e pretendere risposte chiare e definitive da parte dell'imprenditore sul futuro dei lavoratori. Come fare? Il gruppo Colussi ha due proprietà in Imperia: lo stabilimento e l'area ex ferriere. Quello che possiamo fare è chiarire all'imprenditore che qualunque bonus che aumenti il valore di queste aree passa attraverso la salvezza del livello occupazionale, passa attraverso la salvezza del marchio Agnesi. È quello che abbiamo scritto nel documento che andiamo ad approvare. In sintesi, la conferma della destinazione d'uso dello stabilimento quale area produttiva e che qualsiasi variante proposta al già approvato progetto Porta del Mare deve essere valutata con molta attenzione. Questa amministrazione non intende fare sconti sugli accordi del 2003 né su quanto concesso ed ottenuto con l'approvazione del progetto Porta del Mare. Auspica, anzi direi pretende, visto che siamo a giugno, di capire cosa vuol fare il gruppo Colussi. Proprio in quest'ottica Imperia di Tutti ha chiesto da tempo al sindaco di invitare il signor Colussi qui in quest'aula per avere un confronto diretto e, se possibile, costruttivo con l'imprenditore e senza filtri. Sembra che su questo fronte ci siano concrete possibilità, magari ci dirà qualcosa poi di più preciso il sindaco. Concludendo, senza demagogia, chiediamo che Colussi confermi i livelli occupazionali, che sia con la produzione di pasta, di sughi o di patè, che sia poi con l'impiego in eventuali musei, empori o d'altro, siamo pronti a vedere il progetto. Ma a giugno, diciamo, vogliamo vederlo subito. Grazie. Grazie, consigliere Saluzzo. Ha chiesto la parola il consigliere Fossati, Imperia Riparte. Grazie Presidente, signor Sindaco, signor Assessori, colleghi consiglieri, lavoratori e cittadini.
Parto anch'io dal riferimento che faceva prima il collega Saluzzo, prima della riunione di là con i sindacati, qualcuno ha accennato, speriamo di non essere al funerale dell'Agnesi. Beh, ovviamente tutti speriamo che non sia così. Credo però che verosimilmente stiamo attraversando una tappa decisiva del futuro di questo stabilimento. È una storia che parte molto da lontano. In questi giorni è stato presentato un libro su Imperia, scritto da due bravi giornalisti del Secolo della Stampa, quindi non facciamo favoritismi uno all'altro, dove si narrano varie storie cittadine e c'è un capitolo dedicato anche al porto turistico, soprattutto al porto turistico, ma parte dal porto commerciale, sul porto di Oneglia in particolare. E c'è un passaggio molto importante sull'Agnesi che mi ha colpito, che mi piace richiamare. Perché lo stabilimento Agnesi è lì? Perché, in base ai documenti, ricostruiscono questi giornalisti, nasce, come sappiamo, a Ponte d'Asso nel 1824, poi c'è stato il terremoto nel 1887, e allora la famiglia Agnesi ha deciso di spostarsi lì perché? Perché le amministrazioni del tempo avevano dato, già allora usando lo strumento urbanistico in qualche modo, dei fortissimi incentivi per costruire attività produttive lì, perché c'era il porto, perché c'era la stazione. I giornalisti ricostruiscono questo passaggio con documenti ufficiali dove si dice che è stato dato questo terreno a prezzi bassissimi proprio per portare lì la produzione e creare posti di lavoro lì. È quasi un paradosso che oggi, speriamo non sia così, ma quasi a chiusura del cerchio, il Comune parla di nuovo di aspetti urbanistici e di destinazione di quell'area. La storia poi è stata lunghissima, in questo libro se ne parla anche, vi invito a leggere, del grande successo dello stabilimento, la flotta, dei velieri, eccetera, i binari, c'era una stazione all'interno dello stabilimento dove passavano e entravano i treni, io che non sono poi giovanissimo, però me lo ricordo ancora, questi treni che ogni tanto passavano, ma non c'erano ancora i binari in via Schiva. Tutto questo non c'è più, è cambiata la storia, è cambiato tutto, è cambiato anche il modo di produrre. La storia più recente più o meno la conosciamo. Fino al secolo scorso, gli ultimi decenni del secolo scorso, la famiglia è di fatto uscita o è stata buttata fuori, a seconda dell'interpretazione che si vuole dare, con l'aiuto magari anche di qualcuno. È arrivato un gruppo straniero, dopo il gruppo straniero è arrivato Colussi. Colussi si è subito rapportato, o quasi subito, con l'amministrazione comunale. E arriviamo a storie molto più recenti. Al famoso accordo del 2003, sottoscritto sindaco, tutte le forze sindacati, Confindustria e via dicendo, con cui sostanzialmente è stato fatto un accordo, ma un accordo che c'è, è scritto, per carità, sono accordi, così si dice, tra gentiluomini, non è un vincolo giuridico, è una progettualità con reciproci impegni però. E cosa prevedeva questo accordo? Cosa prevede? Il Comune si sarebbe fatta parte attiva per favorire un certo tipo di sviluppo imprenditoriale urbanistico nella zona ex feriere, in cambio ci sarebbero stati dei forti investimenti sullo stabilimento per garantire occupazione, per garantire sviluppo. Ora Colussi, l'abbiamo sentito varie volte, ha la faccia tosta, mi permetto di dire che la crisi aziendale dipende anche dal fatto che la politica, le amministrazioni non l'hanno mai aiutato, anzi addirittura l'avrebbero danneggiato. Ora io ci tengo a sottolineare come questo sia vergognoso, dire questo. Perché quelle amministrazioni, ma secondo me giustamente, hanno fatto non degli atti eccessivamente favorevoli, ma degli atti assolutamente corretti per garantire lo sviluppo di un'attività imprenditoriale molto importante per questa città e che doveva essere garantita. Vi ricordate cosa c'era alle feriere, no? Quando c'erano le vecchie feriere. Quegli immobili, quella struttura in cemento armato, avevano un vincolo di archeologia industriale, non si poteva fare niente lì. Sono state demolite, è stata concessa quella volumetria, sono state concesse delle varianti per consentire di fare un intervento, sulla carta consentire, di fare un intervento immobiliare molto importante che avrebbe potuto dare e potrebbe ancora dare a Colussi grandissime risorse, all'Agnesi diciamo, grossissime risorse da investire nell'azienda. Quindi il Comune ha fatto sicuramente la sua parte. Chi non ha fatto la sua parte è l'imprenditore, che non ha mantenuto minimamente gli impegni che ha preso. Gli investimenti non si sono visti, lo sviluppo non si è visto, l'occupazione non è stata mantenuta. E si arrivano ai giorni d'oggi.
giorni nostri si comincia a parlare qualche anno fa di chiusura, i primi licenziamenti, riduzione del personale, riduzione della produzione e quant'altro. Cosa fa il Comune? Sì, ovviamente si fa parte diligente e si interessa. Cosa fa l'amministrazione? Si interessa a tutti i gruppi politici, maggioranza, minoranza, magari con sensibilità diverse, con idee diverse, però si interessano alla problematica. Però, occorre dirlo, l'approccio, per colpa di tutti per carità, non voglio dare la colpa a nessuno, è stato sicuramente molto timido, molto morbido e gli effetti si sono visti, perché gli effetti sono stati pari a zero. Quindi io credo che questa scelta, questa delibera che noi oggi votiamo è un atto sicuramente forte, ma credo sia assolutamente doverosa, perché bisogna lanciare un messaggio a questo imprenditore, fargli capire che probabilmente ha preso in giro i lavoratori, i sindacati e anche il Comune di Imperia in passato, ora non abbiamo più intenzione di farci prendere in giro. E quindi quello che è successo, gli errori che sono stati fatti da parte di tutti, anche da parte delle amministrazioni passate, forse anche da questa, però se si arriverà, come io auspico e come sono praticamente certo, a una votazione unanime di questa delibera, io credo che sarà un punto fermo da cui ripartire, per lanciare all'imprenditore il messaggio di dire non hai rispettato gli impegni, bene, ne prendiamo atto, cioè male, però ne prendiamo atto, non è che facciamo finta di niente però, tu non rispetti gli impegni, la scelta che è stata fatta a suo tempo di in qualche modo favorirti o venirti incontro per cercare di incrementare il tuo patrimonio aziendale perché per consentirti investimenti in questa realtà industriale non sono arrivati, legittimamente il Comune pensa al dopo. E ti dice, la variante che hai chiesto per massimizzare ancora di più gli utili di quell'operazione non ti verrà concessa perché va contro gli interessi pubblici. Lo stabilimento industriale deve continuare ad avere una destinazione industriale per cercare di garantire un'attività produttiva in quel sito, perché se un domani si mutasse la destinazione urbanistica di quel sito, è finita, cioè lì sicuramente dell'occupazione di un certo tipo non ci sarà mai più. E l'ultimo passaggio è quello di prospettiva. Colussi ha un piano urbanistico approvato, forse si potrebbe anche far qualcosa per bloccarlo, concludo Presidente, però io credo che sia corretto dire è approvato fino alla sua naturale scadenza, per carità, se lo vuole realizzare o vuole cedere a qualcuno che voglia realizzarlo, è un suo diritto, lo faccia, però sappia che scaduto quel piano, e siamo adesso, perché credo che scada nel 2018, il Comune di Imperia tornerà, come giusto che sia, nel diritto dovere di pianificare lo sviluppo di quell'area e non sarà uno sviluppo di quell'area urbanistica tale da dare un vantaggio a questo tipo di imprenditore, sarà un vantaggio pubblico come deve essere, si troveranno delle funzionalità pubbliche che vadano nell'interesse della città, che non vanno nell'interesse di un privato che ha dimostrato che di questa città non gliene importa assolutamente nulla. Quindi concludo Presidente perché ho finito il mio tempo, io credo che sia importante che questa delibera sia votata da tutti, come credo sarà, è stato fatto un lavoro molto impegnativo per arrivare a condividerla, ci sono state ovviamente delle limature, magari il testo non piace completamente a tutti, ma è giusto che sia così, perché quando si raggiunge il testo condiviso, magari qualche aspetto non piace a uno o non piace all'altro, però la politica è anche questo, nell'interesse comune, e in questo caso nell'interesse della città e soprattutto dei lavoratori, questa operazione è stata fatta, io credo sia stato un buon lavoro e confido che tutti la voteranno. Grazie consigliere Fossati. Chiede ora la parola il consigliere Marino, Partito Democratico. Grazie signor Presidente, saluto tutti i presenti. Io entrerò un po' più nel merito di questa delibera. Forse darò un taglio troppo tecnico, ho sentito delle bellissime parole da parte dei consiglieri, dei colleghi consiglieri, io invece voglio entrare un po' più, come si dice, coi piedi nel piatto, no? Per far capire un po' meglio di che cosa stiamo parlando oggi e per fare questo farò diciamo, un rapido excursus di questa pratica e vedrete come da quello che vi leggerò anch'io, perché effettivamente oggi l'emozione è diciamo, molto forte, e vedrete che ascolterete diciamo, un percorso di questa pratica che sarà molto significativo e farà capire molte cose. Il tentativo di legare l'attività industriale del pastificio Agnesi alle possibilità edificatorie del piano regolatore nell'area dove sorgevano le ex ferriere non ha avuto fino ad oggi un risultato positivo. Le varie delibere di consiglio comunale
dove si richiamava in modo esplicito l'impegno da parte di Colussi nel reinvestire i proventi dell'operazione immobiliare nello stabilimento, non ha avuto efficacia, non ha avuto neanche l'inizio dei lavori. L'inizio di questo progetto risale a circa 15 anni fa, quando l'allora proprietà presentò una soluzione che comprendeva anche il famoso Museo dei Cetacei, da realizzarsi alla fine della sponda destra dell'impero. Un grande progetto di alta qualità, bisogna riconoscerlo, che aveva proprio nelle funzioni pubbliche previste il suo grande punto di forza. Si proponeva di recuperare anche la stecca lungo fiume, oggi semidirutta, per associare alle attività museali di quell'ambito. In quel progetto era inserita tutta la parte privata che prevedeva un cinema multisala, una galleria commerciale associata alla dieta mediterranea, una parte di terziario, un grande albergo, un mega ristorante e naturalmente le residenze. Siamo intorno agli anni 2001-2002. Quasi subito dopo, non si capisce perché, ma iniziò un serrato confronto fra la società Agnesi e l'amministrazione comunale. Siamo negli anni 2003-2004. C'è da chiedersi perché questo confronto, subito dopo aver presentato un progetto così bello. Non si poteva andare avanti con quel progetto? Probabilmente no. Infatti, arriviamo al 2005, esattamente al 7 febbraio 2005, quando sul giornale La Stampa, sulle cronache locali, esce la notizia che Colussi avanzava già richieste di modifica al progetto. Qual era il motivo del contendere? Molto semplice. Colussi voleva già in allora mirare al più alto profitto dell'operazione immobiliare, eliminando il centro sull'alimentazione mediterranea legato allo stabilimento e dalle produzioni locali in ambito agroalimentare, eliminare la multisala, eliminare l'hotel e versare una cifra irrisoria di oneri. Poco più che simbolica, disse un assessore della giunta Sappa di allora. In sostanza, Colussi voleva proporre e costruire solo residenze e mini alloggi. La fine dell'articolo, firmato da Stefano Delfino, riassume benissimo quello che stava succedendo e quali avrebbero potuto essere gli scenari futuri. Siamo nel 2005, più di 10 anni fa. Dice l'articolista: un cambiamento delle carte in tavola e quindi grande preoccupazione per i riflessi negativi sul piano dell'occupazione dell'Agnesi dopo il trasferimento già avvenuto di parte dei dipendenti a Perugia e persino sulla permanenza dello stabilimento ad Imperia. Finiva poi dicendo anche che l'area delle ferriere è vitale nel riordino del fronte mare tra Oneglia e Porto Maurizio, dove si prevedono depuratore, nuovo porto turistico, parco urbano, palazzetto dello sport, eccetera. Siamo nel 2005, 11 anni fa, e nel 2005 quindi la crisi dell'Agnesi era già iniziata. Tuttavia si va avanti lo stesso e si arriva al 2009, anno in cui si approva definitivamente il progetto. Quasi 100.000 metri cubi in riva al mare, roba da far rabbrividire chiunque, ottenuti anche con varianti al piano regolatore e al piano paesistico territoriale. Nonostante tutto si arriva all'approvazione, passando attraverso varie delibere di Consiglio Comunale, dove la loro opposizione si impegnò, purtroppo senza successo, a far approvare alcuni emendamenti per rafforzare l'interesse pubblico dell'operazione e cercare di vincolare il più possibile il progetto al mantenimento della produzione di pasta nell'attuale stabilimento. In ogni caso, in quelle delibere si richiamava e si esaltava il ricorso alla procedura concertativa da tempo avviato tra amministrazione comunale, Colussi, Unione Industriale e sindacati, che il 2 febbraio 2007 si incontrarono per discutere del progetto, con particolare riferimento alle funzioni previste al servizio del potenziamento degli spazi per la divulgazione permanente dei prodotti tipici del territorio. Nella delibera di Consiglio Comunale del luglio 2007 si esaltava la natura del soggetto attuatore legato alla grande azienda storica imperiese, il pastificio Agnesi, in vista di un impegno concreto sotto il profilo occupazionale. Ed ancora, nella delibera del novembre 2008 si richiama l'alto contenuto economico e sociale dell'intervento che l'amministrazione ritiene funzionale alla riqualificazione e al rilancio del territorio di Imperia nel settore agroalimentare e contestualmente al mantenimento e all'arricchimento delle capacità produttive in oggi assicurate dal locale stabilimento Agnesi, che costituiscono priorità di ordine economico, occupazionale e sociale. Questo era un emendamento votato all'unanimità da parte del Consiglio Comunale, proposto, è giusto che io lo ricorda perché come si dice a Cesare ciò che è di Cesare, proposto come emendamento dall'allora consigliere Indulgenza. Insomma, questo progetto è stato approvato e chi lo ha approvato si era illuso di collegarlo al mantenimento dei livelli occupazionali e alla produzione del pastificio.
Dal 2009 ad oggi non succede nulla. Colussi potrebbe iniziare lavori, ma non lo fa. Parallelamente la crisi del pastificio si fa sempre più pesante. Tra il 2012 e il 2014 inizia l'ultima fase della storia, quella che purtroppo ci porta a essere qui in questa adunanza. Alla fine del 2012 viene presentata una richiesta di variante al piano particolareggiato approvato, mentre nel 2014 c'è il primo tavolo di confronto al MISE, Ministero Sviluppo Economico, coinvolto grazie all'interessamento della senatrice Albano del PD. Colussi gioca quindi su due tavoli, quello imperiese sulla variante urbanistica e quello romano per quanto riguarda la produzione dello stabilimento. La variante urbanistica viene presentata e motivata tramite un documento dal titolo Analisi economico-finanziaria, dove sostanzialmente si dice che l'operazione immobiliare a seguito della crisi del settore non ha più una sostenibilità finanziaria. I margini di guadagno sono ridotti e la messa sul mercato immobiliare del progetto non ha avuto alcun effetto. In sostanza non ci sono acquirenti. In sostanza Colussi non vuole intervenire ma solo vendere il progetto approvato. Urge quindi una variante che modifichi le condizioni iniziali, sbilanciando a favore di Colussi le condizioni contrattuali definite nella convenzione urbanistica e nel progetto già approvato e diminuendo sensibilmente l'interesse pubblico, ovvero quello che la città otterrebbe da questo progetto. Inoltre, nelle motivazioni non si accenna minimamente all'impegno nell'investire nello stabilimento del pastificio, così come inserito nelle delibere precedenti all'approvazione finale risalente agli anni 2007-2008, ma si fa un'analisi della ricaduta occupazionale legata all'intervento che considera solo il settore edilizio nel periodo di edificazione delle costruzioni e ottimistiche previsioni occupazionali legate alle nuove attività commerciali avviabili nei futuri fabbricati. In sostanza, per lui lo stabilimento Agnesi, l'industria Agnesi, ormai non la cita neanche più. Cosa succede al MISE? Ci sono tre incontri. Partecipano Colussi, Comune, la Regione Liguria, l'Unione Industriali e sindacati, oltre che ovviamente funzionari del Ministero. Nel 2014 ci sono due incontri e uno nel 2015, a giugno, esattamente un anno fa. In questi incontri Colussi si è impegnato, tra le altre cose, e questo è verbalizzato, tra le altre cose si impegna a che cosa? A riconvertire il sito industriale attualmente obsoleto e inadatto a produrre a costi competitivi. Rimanere sul territorio investendo 10 milioni di euro nello stabilimento e nuove politiche industriali, prodotti succedanei alla pasta, come sughi, piatti pronti, eccetera. Valorizzare lo storico stabilimento facendone un centro di ricerca e un museo della pasta. Investire 13 milioni e 600 mila euro sul marchio Agnese. Ora, io non so, di queste cose qua penso non sia stato fatto nulla. Non so quanto possa aver investito sul marchio Agnesi, ma credo niente, di questi 13 milioni e 600 mila euro assolutamente no. In due anni avrebbe potuto comunicarci qualche cosa, ma non ci ha comunicato nulla. Così come un vero piano industriale non l'ha mai visto nessuno. A questo punto, leggendo i fatti, riteniamo che Colussi consideri l'intervento urbanistico, quindi l'operazione immobiliare, e l'intervento nello stabilimento Agnesi per mantenere in qualche modo i livelli occupazionali non più collegati tra di loro. E allora è giusto valutare separatamente, senza dipendenze, l'aspetto urbanistico. Sono d'accordo con il consigliere collega Saluzzo quando dice che l'errore è stato proprio quello di collegare le due cose. Oggi possiamo tranquillamente dare un giudizio sull'aspetto urbanistico, perché lui stesso ci fa capire che non c'è più questo collegamento. È evidente. Allora perché respingiamo la variante? Ci sono due aspetti importanti. Sotto il profilo delle soluzioni progettuali, modifica un progetto già approvato che, nonostante possa essere criticato, comunque è sempre migliore della variante che lui va a proporre. La nuova convenzione urbanistica è nettamente svantaggiosa per il Comune e premiante solo per il proponente, quindi lui. Ci sono moltissime ragioni tecniche per non concedere la variante. Ne elencherò alcune, si scende molto nel tecnico, io mi auguro che riusciate a capirle. Inizio da questa. Allora, in questa variante lui propone addirittura di restringere il lungomare Vespucci nel tratto della sua proprietà, con l'eliminazione di parcheggi pubblici lungo strada, restringendo l'attuale marciapiede. Cederebbe 1.500 metri quadrati di verde pensile, che verrebbero ceduti come standard, ma nel progetto sono legati alla realizzazione di un ristorante di 800 metri quadrati. Nella variante invece sparisce il ristorante e quindi non si capisce chi ci dovrebbe andare al quarto piano di un giardino
pubblico con di fianco gli appartamenti che verrebbero realizzati al posto dei ristoranti. Le opere di urbanizzazione non sono definite sufficientemente, se non nel loro valore di circa 3 milioni di euro. Non si sa in modo dettagliato come verranno realizzate e così il Comune non potrebbe avere delle garanzie, in quanto queste opere poi verrebbero incamerate da parte del Comune. Le aree in cessione al Comune sono valutate 1 milione di euro, mentre prima nel progetto approvato erano valutate zero. Ma perché questo? Perché questo gli consente di versare meno oneri. Così come le opere realizzate a scomputo degli oneri non hanno eccedenza di valore, mentre prima superavano i 3 milioni 600 mila euro. Cosa vuol dire? Che lui avrebbe realizzato nel progetto iniziale delle opere di dimensione a scomputo. Queste opere avrebbero avuto un valore superiore al minimo di legge di 3 milioni e 600 mila euro. Oggi non c'è più, cioè, quindi questo solo a svantaggio della città. Si monetizzano delle aree standard perché non riesce a reperirle tutte, mentre in quella posizione, con quella superficie a disposizione, non è pensabile poter accettare questo. Nel progetto approvato si realizzavano quasi 10.000 metri quadrati di parcheggi pubblici, nella variante se ne propongono 4.400 con 5.600 metri quadrati in meno. Ci sono molti altri punti critici che portano a non accettare la variante. A suo tempo li abbiamo, oltre che scritti, anche segnalati all'amministrazione, tutti i punti che incidono negativamente sull'interesse collettivo rispetto a quanto già approvato. Il nostro contributo è stato quindi quello di aver suggerito all'amministrazione molta prudenza prima di analizzare ed esprimere un parere su questa variante. Mi risulta che anche gli uffici abbiano rilevato le stesse criticità e forse qualcuno in più. Quindi questa è l'unica vera azione che l'amministrazione può fare, l'unica azione che ha un valore concreto e non incerto di dubbia efficacia. Il diniego a questa variante può essere supportata tranquillamente da ragioni tecniche, senza apparire una ritorsione. Per noi non lo è. Noi siamo scesi nel merito della questione e abbiamo visto che ci sono veramente degli aspetti che sono penalizzanti per l'interesse pubblico. Un netto sbilanciamento a favore del proponente e una diminuzione netta di interesse pubblico e quindi della città e dei cittadini, mantenendo inalterate volumetrie inusuali in quel contesto, trasformando molti spazi da terziario e ad uso pubblico in residenza. Per quanto riguarda gli altri due punti della delibera, cioè quello di porre un vincolo sullo stabilimento e quello di ripensare la destinazione urbanistica delle aree ex ferriere, io francamente ovviamente siamo d'accordo, però mi sembra qualcosa in più, no? Che noi vogliamo un po' mostrare i muscoli con questo, perché la destinazione d'uso industriale è già prevista sul piano regolatore e quella non si può assolutamente cambiare. Una volta scaduta l'efficacia del piano particolareggiato approvato nel 2019, potrà essere cura dell'amministrazione prevedere un qualcosa di diverso nelle aree ex ferriere, che sono centrali e strategiche per il futuro sviluppo urbanistico della città, e su questo siamo d'accordo. Però lasciamo veramente una sorta di porta aperta, no? Se chissà dovesse essere ispirato dall'alto dei cieli e ci facesse delle proposte un po' più concrete e realizzabili, valutiamole. Io mi fermo qui, eventualmente mi riservo di intervenire nel proseguo del dibattito. Grazie. Grazie consigliere Marino, gli rimangono però solamente 21 secondi. Gli rimangono solo 21 secondi, quindi non è che potrà fare un grande intervento. Intanto approfitto per salutare l'assessore regionale Marco Scaiola, che ringraziamo per essere qua con noi questa sera. E proseguiamo il dibattito con l'intervento di Fulvio Balestra, Gruppo Misto. Presidente, sindaco, consiglieri tutti, lavoratori, sindacati imperiesi. Se penso che chi mi ha preceduto è stato colto dall'emozione, figuriamoci il sottoscritto che non è avvezzo a parlare. Io mi sono scritto, farò fatica anche a leggere, quindi mi scuserete per questo. È stato detto molto, molto di tecnico su questa vicenda Agnesi. Il mio intervento voleva essere leggermente diverso. Io volevo rimarcare qual è stata la forte coesione che c'è stata fra tutti i gruppi politici di maggioranza e di minoranza
perché finalmente si è capito che il segnale deve essere importante e soprattutto forte verso l'imprenditore, un segnale che doveva venire da tutto il Consiglio Comunale e nella stesura, anche se il consigliere Fossati giustamente ha detto che ci sono stati ovviamente dei tentennamenti da una parte e dall'altra, comunque da tutte le parti si è voluto creare un messaggio che voleva essere forte e soprattutto unico. Vogliamo salvaguardare i lavoratori, vogliamo mettere in condizione il signor Colussi di poter e di dover proseguire la produzione Imperia e quindi di rispettare quei famosi impegni che chi mi ha preceduto ha di nuovo ricordato, che al momento dell'originaria richiesta di variante al piano regolatore, impegni che lui si è preso, non so se ha sottoscritto, ma erano comunque impegni che avrebbe dovuto mantenere. Solo con l'unità di tutti i consiglieri di tutta Imperia riusciremo a mandare questo forte segnale all'imprenditore, condividendo questa delibera che mi auspico verrà votata all'unanimità. Grazie. Grazie, consigliere Balestra. Ha chiesto ora la parola il consigliere Lagorio del Partito Democratico. Signor Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi consiglieri, gentile pubblico presente. È dal 1824 che il nome della città di Imperia è legato indissolubilmente al pastificio Agnelli. Sembrava fino ad oggi un binomio quasi indissolubile, però sfortunatamente le cose non stanno andando in questo senso, in questo verso. È stato stilato un documento firmato da tutti quanti i capigruppo, è già stato evidenziato da chi mi ha preceduto, ma nello stesso tempo io vorrei sottolineare anche altri aspetti che riguardano per esempio sempre il nome di Imperia come capitale mediterranea della dieta alimentare. Ora, dovete sapere che negli anni Ottanta il Senato americano aveva dato incarico alla Food and Drug Administration di fare tutta una serie di studi e di ricerche in tutto il mondo, andando a valutare tutta una serie di macro aree, perché loro avevano un grossissimo tallone d'Achille, che era l'obesità. Quindi, fatto questo studio, i risultati sono stati che Imperia, in maniera particolare, aveva due elementi che nella famosa piramide della dieta mediterranea rappresentavano il clou della situazione: la pasta e l'olio. Per cui io penso che il discorso della dieta mediterranea, anche se da parte dei sindacati in generale mi sembra che sia un po' abbandonato, io lo riprenderei in un secondo tempo con il museo della pasta, e con ricerca di finanziamenti che vadano oltre il comune, oltre la provincia, oltre la regione, oltre lo Stato, ma che arrivano addirittura a Bruxelles con un progetto ben preciso. Detto questo, io però devo sottolineare che nel famoso anno 2003 era stato sottoscritto un documento che certamente che diceva all'imprenditore Colussi: tu devi investire nel marchio, tu devi investire nello stabilimento Agnesi, tu devi fare pubblicità, ma nello stesso tempo c'era anche scritto che l'amministrazione comunale dell'epoca, guidata dalla Giunta Sappa, avrebbe dovuto concretizzare una serie di iniziative. La prima era la costruzione di una banchina che potesse permettere
lo scarico di 5.000 tonnellate di grano direttamente dalla nave, con i tubi, direttamente nei silos. C'era poi dopo la riqualificazione dell'area ex Olea. Allora, quelli erano i famosi tempi d'oro in cui PDL e Forza Italia incassavano dei 2, 3, 4 milioni di euro di oneri di urbanizzazione, avevano incassato dall'imprenditore Colussi 1 milione di euro per pagamenti di demanio per quanto riguardava tutte le aree ex ferriere. Ma che cosa ha fatto Forza Italia? Io vorrei parlare di responsabilità. La prima responsabilità è di chi per tutti gli anni precedenti aveva sottoscritto una convenzione ma che non l'ha certamente onorata. Io per esempio ci avrei messo, io personalmente, post scriptum, qualora le parti non concretizzassero quanto sopra esplicitato, ci mettiamo una penale di 5 milioni di euro, perché a questo punto qualcheduno avrebbe ben dovuto pagare un qualche cosa. Però c'è ancora un fatto che è ancora molto più importante. Questo famoso documento, di questo famoso documento, non a Piera, non so che fai quella faccia, di questo famoso documento non c'è traccia. Allora, io mi chiedo, un documento firmato all'Unione Industriale dal gruppo Colussi, dall'amministrazione comunale, Giunta Sappa, dai sindacati, dall'Unione Industriali, io ho cercato in tutti i modi, anche giù all'archivio, nessuno sa trovare questo documento. Allora io mi chiedo, poniamo questo documento non è arrivato, conseguentemente chi avrebbe dovuto realizzare per esempio la banchina? Chi magari era competente sui servizi, diciamo, non dico doganali, ma certamente, un attimo solo per cortesia, ma certamente del demanio. E quindi se un dirigente non ha sotto mano un documento o un'indicazione che lui dovrebbe costruire nei prossimi 1, 2, 3, 4, 5 anni, queste cose, questa a me sembra una laguna, altro che laguna, è una lacuna di quelle che non stanno né in cielo e né in terra. Quindi voglio dire, le responsabilità a livello politico devono essere chiare e nette, chiare e nette. A suo tempo la famosa Porta del Mare dal Partito Democratico era stata anche bocciata. Ma a me non interessa niente della Porta del Mare o della Porta del Mare. Io voglio parlare di un documento firmato dal 2003 da persone che avevano la possibilità di poter tenere in imperia il pastificio Agnesi, fargli veramente investire al signor Colussi tutti i soldi che avrebbe dovuto, e invece l'abbiamo presa. Grazie. No, ecco. Ok. Grazie consigliere Lagorio. Ha chiesto la parola il consigliere Montesano, Azione Civica. Grazie signor Presidente, Sindaco, Assessori, colleghi consiglieri, concittadini e lavoratori. Gli interventi che mi hanno preceduto ovviamente mi trovano concorde, perché questa, come diceva bene l'Avvocato Fossati, è una pratica che ci ha visto impegnati tutti per trovare una mediazione, che vedo che forse non abbiamo proprio trovata, visto l'ultimo intervento, ma al di là ovviamente di così note stonate, direi che è stato veramente un gran lavoro. Io devo dire che ero titubante, perché certi aspetti mi erano oscuri, alcuni mi incutevano appunto una sorta di timore. Però poi, anche confrontandomi col mio gruppo, abbiamo ragionato quale fosse realmente il vero interesse pubblico,
al di là dei tecnicismi che ben ha spiegato il collega Marino. E ci siamo risposti che il vero primario interesse pubblico è il lavoro, che sia quello del lavoratore Agnesi o che sia quello delle imprese edili o qualsiasi forma di lavoro. E in questo momento credo che rispondere a questa domanda abbia spazzato via ogni dubbio, perché se siamo al 6 di giugno e in realtà non si sia ancora presentato un vero piano industriale, è difficile pensare che al 31 di quest'anno si possa risolvere in maniera positiva la situazione, la vertenza. E quindi la prima scelta che bisogna fare, che dà un senso compiuto al lavoro di consigliere comunale, è una scelta morale. E la scelta morale è quella di salvaguardare il livello occupazionale. E risposta a questa domanda mi è stato molto più leggero e più facile firmare quello che andremo a votare questa sera, spero all'unanimità, al di là delle polemiche, e impedire l'ennesimo saccheggio di questa città, che ne ha già subiti abbastanza, e che per di più questo saccheggio andrebbe a ricadere sulla dignità dei lavoratori e quindi dei miei concittadini. E questo documento è anche importante, vuole essere anche un documento reale, concreto, non demagogico, ed è per quello che è molto tecnico, come ha spiegato bene appunto quello che dicevo prima Marino, ma vuole essere anche un documento politico che vi dice che non siete soli. Grazie. Grazie consigliere Montesano. Ha chiesto la parola Natalia Ricò, Imperia Cambia. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, consiglieri, lavoratori. Concordo col consigliere Lagorio, si tratta di responsabilità. La negativa conclusione della vicenda Agnesi evidenzia pesanti responsabilità che non possiamo ignorare. Il processo di arretramento della realtà manifatturiera del nostro territorio, settore che in altre aree ha portato sviluppo e ricchezza, è stato accompagnato da un fenomeno di sfruttamento e consumo del suolo, che ha sostituito all'occupazione industriale un'occupazione precaria, anche per il mancato decollo di settori alternativi, turismo, servizi. La politica locale, comunale, provinciale, regionale, non ha perseguito un'iniziativa strategica che prevedesse un diverso tipo di sviluppo, in linea con le tendenze nazionali, dove anche in periodi di crisi le aziende agroalimentari più strutturate hanno evidenziato una notevole capacità di tenuta. Già all'inizio il progetto industriale immobiliare La Porta del Mare era fortemente deficitario, mancando di un impegno sostanziale con specificazione di tempi e modalità che garantissero il consolidamento e potenziamento della parte industriale. Il tutto sotto gli occhi di Confindustria, imprenditori e amministratori che non hanno saputo sviluppare una strategia per l'agroalimentare sul nostro territorio. Nei casi negativi, da Sasso in poi, si sono gestite le singole vertenze senza andare oltre la negoziazione difensiva con le singole controparti. Sul fronte positivo ci siamo limitati a registrare gli sviluppi della Fratelli Carli, riconoscendone il valore di accorta diversificazione, ma questo non basta. A livello di territorio, regione, provincia, comune, si è rinunciato negli ultimi decenni a tessere una vera strategia dell'agroalimentare. Intorno a grandi nomi dell'industria non sono nate aziende di medie dimensioni, ma solo piccole strutture. Probabilmente per il fatto che il nostro territorio non si è adeguato in termini di infrastrutture. Se Genova e Savona hanno avuto i loro guai con la riconversione del siderurgico e della portualità, ne hanno saputo venire fuori. Noi nel Ponente Ligure ci siamo condannati all'isolamento. I sindacati, per tutelare i lavoratori, hanno portato avanti una vertenza strategica di rilancio del distretto agroalimentare e di salvaguardia dell'industria pastaria. Ma nell'inverno del 2013 arrivava la comunicazione della volontà di chiudere il mulino da parte dell'imprenditore e nel settembre 2014 l'illusoria apertura di Colussi a mantenere Imperia lo stabilimento ha portato la maggioranza dei consiglieri, me compresa, a non votare la mozione di Grosso. La quasi totalità dell'apparato produttivo locale dell'Agnesi è così andato progressivamente scomparendo. Il messaggio che veniva rilanciato era: la produzione della pasta non è compatibile con il mercato.
Ma cosa si è fatto per rinnovare la produzione, per renderla più appetibile al mercato odierno? È stato fatto un vero piano di rilancio del marchio? Solo tante parole. 25 prodotti studiati grazie alla partnership con l'Università di Pollenzo, sughi, pesto, museo della pasta, ma in definitiva da parte dell'azienda nessun piano industriale che abbia detto quanti lavoratori sarebbero serviti alla produzione. Questa conferma che la pasta non si sarebbe più fatta d'imperia. Gli interventi, gli scioperi venuti in seguito non sono stati altro che un rituale obbligato con richieste di trattative, ignorate dal management e dalla proprietà. Gli interventi dell'attuale amministrazione si sono rivelati, purtroppo, se non inutili, irrilevanti, in quanto la decisione dell'imprenditore non ha finora subito variazioni. La città deve dimostrare il suo appoggio ai lavoratori, non cedendo all'indifferenza dell'azienda di fronte ad un cambiamento epocale, la chiusura dell'storico stabilimento Agnesi. Le prospettive turistiche della nostra città devono essere viste come complementari e non di ostacolo allo sviluppo di attività manifatturiere, poiché non possono fare a meno della vocazione agroalimentare del territorio, di cui il pastificio Agnesi rappresenta un aspetto storico e specifico della realtà locale. Le infrastrutture, nuovo porto turistico, pista ciclabile, raddoppio della linea ferroviaria, stazione, Aurelia Bis, valorizzazione spiagge libere e defrazioni devono essere costantemente sotto la nostra attenzione, dopo aver chiuso una buona volta le pesanti eredità dei rifiuti e del depuratore, con l'auspicabile alleggerimento dei costi. La minacciata sottrazione dello storico stabilimento sarà un'ulteriore ferita che andrà ad aggiungersi alle numerose ferite già inferte al tessuto sociale ed economico negli anni passati, con la chiusura di altre realtà che hanno rappresentato tradizione, genuinità e tipicità alimentari, costruita dalle specializzate e uniche risorse lavorative locali. Perciò ben venga questa delibera, che dimostri quanto la città sia compatta e decisa a difendere le proprie tradizioni e i nostri lavoratori, ma ci sia di stimolo ad aprire una nuova fase per la città, che non può vivere né celebrando il proprio passato, né limitandosi a discutere della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Grazie consigliere Ricò. Chiede ora la parola il consigliere Savioli, gruppo misto. Grazie presidente, signor sindaco, assessori, colleghi consiglieri, lavoratori agnesi e cittadini imperiesi. Il lavoro dà sicurezza, certezza, felicità, prospettiva futura per i propri figli. Ora purtroppo questo diritto è a rischio. Molte famiglie stanno faticando, sono in apprensione. L'Agnesi è ferita, Imperia è ferita. Avrei voluto vedere tutta la città in corteo. Oggi il problema che hanno un centinaio di famiglie può ahimè toccare un domani tutti noi. L'indifferenza di molti non è rispettosa con chi soffre oggi, ma che ha ancora speranza. Noi abbiamo il dovere ora di farci sentire uniti più che mai. Far sì che questa speranza non venga meno. Signor Colussi, lei deve aver ben presente che se abbandona questa azienda lei ferisce non solo i lavoratori agnesi, lei cancella una parte di storia, lei ferisce delle famiglie una città, una parte dell'Italia, lei ferisce il futuro dei suoi stessi figli. Noi qua ad Imperia regali ne abbiamo fatti tanti, ne faccia uno lei a noi, ai nostri lavoratori. Alla nostra città d'Imperia, all'Italia, farebbe un regalo ai suoi stessi figli. Trovi la soluzione per mantenere la produzione Imperia, a mantenere i posti di lavoro. Tiri fuori gli attributi e vada in controtendenza rispetto alle logiche imprenditoriali. Se lei dà speranza e certezza, non a parole ma coi fatti, avrà una città al suo fianco. Diversamente verrà negativamente ricordato da molti, sarà inevitabilmente macchiata la sua immagine. Oggi noi tutti, visto che gli impegni presi non sono stati rispettati, con questa delibera vogliamo dimostrarle che non abbiamo più voglia di farci prendere in giro. Questa sera la mano la tiriamo indietro, ma se riuscirà a dimostrare di essere un imprenditore, padre e non padrone, allora noi saremo pronti a rimetterci in gioco, a ridarle la mano. Sta a lei, signor Colussi, attendiamo fiduciosi il suo riscontro. Prenda la decisione giusta guardando negli occhi dei suoi figli con una mano sulla coscienza. Forza Agnesi, non molliamo. Grazie Savioli. E ora la volta del consigliere Servalli, Imperia Bene Comune.
Grazie Presidente. Guardate, è con la bocca impastata di amarezza che intervengo nel Consiglio Comunale di quest'oggi. Amarezza perché in questi due lunghi anni la vicenda dell'Agnese è stata per me e per noi un po' più di una vicenda politica, un po' più di una pratica amministrativa, è stato un costruire rapporti, un costruire relazioni che rendono tutto più complicato, che rendono tutto più forte. Io vorrei iniziare sgomberando subito il campo da un equivoco. Gente come Colussi non può essere considerata un imprenditore. Gente come Colussi fa parte di quel gruppo di razziatori che agiscono in disprezzo della Costituzione. L'articolo 41 della nostra Costituzione dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Se questo è un atteggiamento che non lede la dignità umana, se questo è un atteggiamento che non entra in contrasto con l'utilità sociale, è evidente che non stiamo parlando di quella categoria di iniziativa economica privata, non è un imprenditore, perché siamo ormai abituati a vedere dei razziatori e non degli imprenditori. Torniamo però all'argomento di questa delibera. Lo strumento urbanistico era l'unica arma che aveva in mano il Comune per provare a forzare qualcosa sul tavolo della vicenda Agnesi. Lo sapevamo tutti che era l'unica arma che il Comune poteva, di cui il Comune poteva disporre. Ci abbiamo messo 2 anni. Il mio gruppo consigliare, Imperia Bene Comune, presentò già 2 anni fa una mozione che diceva le stesse identiche cose rispetto a quella che andiamo ad approvare oggi, supportata da centinaia e centinaia di firme di cittadini imperiesi. Fu bocciata. La ripresentammo, fu ancora bocciata. Quindi ci abbiamo messo 2 anni. Finalmente questo strumento urbanistico il Comune di Imperia lo usa. Noi siamo contenti di questo risultato, siamo contenti di aver contribuito in parte ad arrivare a questo risultato. Solo la storia però ci dirà se siamo arrivati fuori tempo massimo o no. Perché un conto era utilizzarlo come uno strumento sul piatto della trattativa, un conto è non concedere bonus. E allora, proprio perché ci troviamo in questa fase, che è una fase molto delicata, crediamo necessario fare alcune considerazioni di carattere politico per analizzare com'è andata finora la vicenda e non per intonare il De Profundis a tutto questo, non perché pensiamo che la partita sia ancora chiusa, ma perché è utile in questa fase tumultuosa, in questo rush finale che tutti noi abbiamo davanti, riflettere su come ci siamo comportati fino ad oggi e possibilmente negli ultimi 6 mesi cercare di cambiare passo. E allora il ragionamento politico e l'analisi politica non può partire da un dato di fatto. La linea che si è scelto di portare avanti fino a questo momento è stata una linea totalmente perdente. 2 sono gli errori principali. Il primo è un errore di lungo corso e consiste nel continuare a considerare, nell'aver considerato e nel continuare a considerare Imperia una città solo turistica, una città che vive solo di turismo, in cui non c'è spazio per l'industria, in cui non c'è spazio per nient'altro. È una città che ha sempre disdegnato il lavoro e ha puntato solo sulla rendita. Questa è stata la realtà cosiddetta imprenditoriale e economica della nostra città. E il disegno della Porta del Mare, legato appunto al mantenimento dell'impianto, rientrava chiaramente in questo macroscopico errore. Perché è ovvio che concepire una città e una fabbrica in cui intorno non viene sviluppato nulla dal punto di vista industriale significa decretarne la condanna a morte. È quello che è successo. Il secondo errore però
è successivo. Il secondo errore lo si è fatto, la politica lo ha fatto, quando l'imprenditore, o meglio, il razziatore, ha deciso che su Imperia non doveva più investire a livello economico. Che gli importava? C'aveva le speculazioni in piedi, con quelle si fanno più soldi. E quando l'imprenditore ha comunicato questa scelta, la politica ha scelto una linea morbida, di trattativa al ribasso. E una linea, diciamocelo, che non era interessata a salvare lo stabilimento dell'Agnesi. Nessuno ha fatto la battaglia per salvare lo stabilimento Agnesi. Si è fatta la battaglia per tentare all'interno dello stabilimento Agnesi di salvaguardare una ventina di posti di lavoro, insughi, succedanei e robe di questo tipo. La politica non ha fatto la battaglia fino in fondo per salvare l'Agnesi. E prova ne è le due mozioni bocciate negli ultimi 2 anni in Consiglio Comunale. Si parlava di responsabilità e le responsabilità purtroppo non ce le siamo presi. Abbiamo preferito le sfilate, abbiamo preferito le passerelle elettorali, ma nessuno ha avuto la forza o l'impegno o la volontà di mettere davvero i piedi nel piatto, di provare veramente a invertire la tendenza, perché era chiaro già 2 anni fa, era evidente ed era lampante quello che era il comportamento di Colussi, che fino a ieri veniva ringraziato pubblicamente in questo Consiglio Comunale per la disponibilità a dialogare con l'amministrazione. E a che cosa ha portato tutto questo? Questi 2 anni di trattativa personale, signor Sindaco, a cosa hanno portato? Al fatto che fra 5 mesi l'Agnesi chiude. Un po' di autocritica su questo sarebbe il caso qualcuno lo facesse. Ma un po' di autocritica la dobbiamo fare anche noi. Noi politica e noi parte politica. Perché in questi 2 anni non abbiamo saputo, pur secondo me intravedendo quelle che erano le difficoltà, quelle che erano i percorsi che si stavano intraprendendo, non abbiamo avuto la forza di metterci di traverso. E questa è una responsabilità anche nostra. E ripeto, non dico questo perché la partita è chiusa, ma perché se abbiamo ancora 6 mesi davanti, tutti questi errori non li dobbiamo più fare. E appunto, ripeto, la politica ha avuto responsabilità enormi, però diciamocelo chiaramente, non solo la politica ha avuto responsabilità enormi. I sindacati, così come la politica, in questi ultimi 2 anni non hanno fatto la battaglia fino in fondo, non hanno stanato Colussi. Hanno fatto una battaglia per 20 posti di lavoro nei sughi e nei succedanei e nel museo e in tutte queste belinate che venivano tirate fuori all'occorrenza da Colussi su tutti i tavoli su cui giocava. E sapevamo benissimo che non avrebbero portato da nessuna parte e sappiamo benissimo che dopo 2 anni chiude la fabbrica e non ci sono neanche i 20 posti di lavoro. Una sconfitta su tutti i fronti. E un po' di responsabilità ce l'hanno anche i lavoratori, che si sono illusi di potersi affidare alla politica, consentendogli delle sfilate elettorali, tutti indistintamente, anche i neofascisti, giocandosi in questo una parte, l'appoggio di una parte sicuramente piccola e minoritaria della città, ma carica di passione. E allora, termino subito, Presidente, dicendo 2 cose. Colussi, qualcuno dice che dovremmo invitare Colussi a parlare in questo Consiglio Comunale, che dovremmo invitare Colussi a confrontarsi con la città. E io su questo voglio essere molto chiaro. O Colussi arriva in Imperia con un piano industriale in bocca e con l'annuncio che quella fabbrica non chiude, o in questa città Colussi non è benvenuto, perché con quella gente lì non abbiamo più niente da dire. O arriva col piano industriale in bocca, o altrimenti non ha senso incontrarlo. Vedete, io credo che io 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, scrissi un articolo per una rivista che si chiama Pagine Nuove del Ponente. Quell'articolo lo intitolai
Agnesi una pagina ancora da scrivere. Bene, io non so se ci sarà o non ci sarà questa pagina da scrivere, però è un dovere di tutti provarci fino in fondo, stavolta mettendo in campo gli strumenti adeguati a ottenere quell'obiettivo. Lo strumento urbanistico, ripeto, è l'unico, termino Presidente, lo strumento urbanistico, ripeto, è l'unica arma in mano del Comune di Imperia. Non so se a questo punto potrà servire per riaprire la trattativa, ma quantomeno se se ne va non gli diamo una buona uscita. Grazie. 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 Grazie consigliere Servalli. Ha chiesto la parola il consigliere Ranise, Forza Italia. Antonello Ranise, Forza Italia. Grazie Presidente. Lavoratrici, lavoratori presenti qua, signor Sindaco e colleghi. Io ero venuto qua con le migliori intenzioni e sono ancora qua con le migliori intenzioni perché ho sentito degli interventi molto misurati, molto calibrati, e che mi rendono anche, mi fanno onore a questa serata e a questa assise. Io voglio intanto esprimere la mia vicinanza totale e prendo l'impegno di farlo, sia per quello che è il mio piccolo, anche a livello dei referenti regionali e provinciali, sia a livello personale, per quanto posso, di battermi per la causa di uno stabilimento che non è soltanto uno stabilimento, è lo stabilimento. Pensate che negli Stati Uniti anni fa era conosciuta in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti il marchio Agnesi, ai tempi di Vincenzo Agnesi. Questo lo so perché ci ho avuto parenti che hanno lavorato in questa ditta, in questa azienda, perché conosco le famiglie e perché conosco l'attaccamento che c'è nel lavorare per questa azienda. Cioè c'è gente che lavora in un gruppo e in un altro e non sente, come sente per l'Agnesi, l'appartenenza a un qualcosa di importante e di valido, di storico dal punto di vista sociale e culturale. Però ho sentito anche delle cose che non posso accettare e non voglio fare la parte del guastafeste, ma ho sentito degli interventi demagogici, ho sentito degli interventi sbagliati, in malafede, e mi spiace, consigliere Lagorio, lei è stato l'esempio di un intervento strumentale atto a buttare la croce addosso alla politica degli anni, primi anni 2000, fatta dal centrodestra e da Forza Italia, e ha strappato anche un applauso da parte di persone che evidentemente non hanno capito bene perfettamente quello che voleva dire. Io non credo che la crisi Agnesi attuale sia da ascrivere alla politica dei primi anni 2000 del centrodestra, che a Imperia ha vissuto il miglior periodo degli ultimi anni e ha avuto più finanziamenti in quegli anni che in 50 anni della storia repubblicana. Primo. Secondo, quello che lei ha detto è falso. E come d'altra parte il PD vedo che fa, perché siccome perdete da tutte le parti e non riuscite più a stare a galla in nessun modo, vi aggrappate a qualche piccolo appiglio per poter cercare di sopravvivere e di strappare il consenso di lavoratori che invece avete perso da tempo. Ormai i lavoratori non vi votano più, non rappresentate più la classe lavoratrice, non sapete dare proposte di nessun tipo e sapete soltanto accusare quello che di buono è stato fatto in questa città. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ce le prendiamo tutte. Io nel 2003 non ero in consiglio comunale, non ero neanche in giunta, però quella proposta a quell'epoca aveva un senso e aveva una prospettiva, ma nessuno ha mai detto nel 2003, nessuno ha mai parlato di banchine oceaniche. Queste sono balle che ha detto Colussi e preferisco la sincerità, pur non condividendo tutto l'intervento, la sincerità, la chiarezza e la passione, pur non condividendola, del consigliere Servalli, che almeno è stato sincero, è stato onesto ed è sempre stato dalla stessa parte, e non la vostra ambiguità, che giocate su due, tre, quattro tavoli pur di arraffare qualche piccolo vantaggio economico dal punto di vista così, in soldoni, ok, di consensi.
E questo non vi fa onore, amici del Partito Democratico, di voi molti ho stima, ma del Partito Democratico, così come a Imperia, non solo non ho stima, ma penso che non abbiate nemmeno una prospettiva. E penso che anche a livello nazionale voi in questo momento non rappresentiate nessuno. Quindi vi dico molto francamente che sono rimasto delusissimo da questo intervento che avete fatto e spero che non sia condiviso da tutti voi, perché è una cosa che è stata, a mio modo di vedere, ma non è un fatto nei suoi confronti, è il fatto di dare il taglio di una serata che doveva essere una serata di condivisione, che doveva essere una serata di stimolo per l'amministrazione e di far sentire la nostra vicinanza ai lavoratori, è stato da parte vostra un modo per attirare e per accollare a noi delle responsabilità. Ripeto, io all'epoca non ero nemmeno in consiglio comunale, ma mi prendo tutte le responsabilità del caso, però io voglio buona fede questa sera e sono stufo di sentire dire sempre le stesse cose, tipo ma noi siamo venuti dopo, tirando fuori quello che è successo nel 2003, nel 2007, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non ci siamo più da 3-4 anni, c'è stato prima il commissario. Quindi cerchiamo di avere un minimo di buonsenso e mi appello, sono 7 anni, e mi appello al buonsenso del sindaco e di altre forze moderate, di cui ho apprezzato l'intervento, in primis del consigliere Montesano, per dare a questa serata un senso più compiuto. Altrimenti, per quanto mi riguarda, io non firmo e non accetto questo tipo di comportamento. Quindi facciamo tutti un'autocritica sincera, riprendiamo lo spirito reale della mozione e la votiamo tutti insieme, perché altrimenti questo è un modo per dire io mi distingo, la politica ha le sue colpe, ma voi le avete più di noi. Io a questo discorso non ci sto e ringrazio davvero di cuore la presenza dei lavoratori, a cui do personalmente tutto il mio impegno personale. Grazie. Fatto personale che chiede il consigliere Lagorio, però non ricordo. È un fatto personale. Allora, se lei da scusi presidente, io sono su... No, scusi, stavo allora dicendo che lui ha chiesto il fatto personale, però io allora non si può più far politica. No, io non intendevo darglielo perché il fatto personale, e chiedo il voto eventualmente dell'assemblea, perché qua non siamo per litigare fra voi due, ma siamo per parlare della Ma io non ho insultato nessuno. Quindi... Non ho insultato nessuno. Ecco. Se non si può, se non si può più fare politica, per parlare dei problemi dei lavoratori dell'Agnesi, non allora, per litigare. Se non si è può più fare provocato. Politica, è inutile che io venga in consiglio comunale. No, io capisco perfettamente. Io posso dire personalmente di non avere nulla contro di lui, ma ho fatto una critica al suo pessimo intervento. Punto. Ecco, io di solito cerco di agevolare il dibattito e normalmente l'avrei dato. Io questa sera però chiedo di mi rifiuto di dare questo fatto personale e chiedo all'Assemblea il voto eventualmente, se il consigliere Lagore non è d'accordo con la mia decisione, perché qua siamo per parlare dei problemi dei lavoratori dell'Agnesi, non del dibattito fra voi due, e c'erano anche degli accordi in conferenza capigruppo ben chiari, quindi mi dispiace che non sono stati rispettati, questa è la realtà dei fatti. Io comunque, io nelle mie secondo... Mi scusi, consigliere Agorio, non le ho dato la parola. Mi scusi, consigliere Agorio. Ecco. Non siamo qua per litigare fra voi due, eh? Quindi, consigliere Lagorio, la prego di sedersi, io non gli do il fatto personale. Se lei non è d'accordo, chiediamo il voto dell'Assemblea. Però, benissimo. Allora, io rifiuto il fatto personale. Chi è favorevole alla mia decisione, alzi la mano. Favorevoli? Contrari, astenuti, no, scusate, 18 favorevoli a non concedere il fatto personale, astenuti nessuno, e invece, scusate, astenuti, 3 astenuti, 4 astenuti, 5 astenuti, e contrari, il consigliere Lagorio. Quindi il fatto personale non viene concesso. E passo la parola, se non sbaglio, consigliere Casano aveva chiesto la parola. Prego. Grazie Presidente. Saluto i cittadini e i lavoratori presenti in aula. Io non ho preparato un intervento
anche perché ci ho provato, per la verità, però mi sono trovato a scrivere delle cose piuttosto retoriche, per cui ho lasciato perdere, ho preso qualche appunto, perché quando si parla di un argomento così importante, così che rientra effettivamente nella storia di Imperia, trovare è facile ritrovarsi a parlare con frasi fatte, quindi non è per me molto agevole esprimere quello che penso. Comunque, io ritengo che il passaggio politico di questa sera sia un passaggio molto importante, come già qualcuno ha detto, forse dubitandone, ma comunque io ne sono invece convinto, è un passaggio importante, ma è anche forse, anzi certamente, tardivo. Sarebbe stato meglio forse arrivare a una condivisione di un segnale politico come quello di stasera un pochino prima, forse sarebbe servito un po' di più, avrebbe certamente invogliato di più un imprenditore che si è dimostrato inaffidabile a prendere delle decisioni più coerenti con gli impegni presi precedentemente, più coerenti con il rispetto per i lavoratori, che secondo me è mancato, e più coerenti anche, e più diciamo rispettosi anche del mondo politico. Mi riferisco a noi consiglieri comunali che credo più di 2 anni fa avevamo già chiesto con una mozione votata all'unanimità un tavolo di confronto con questo imprenditore che non rappresentava un momento come un consiglio comunale, dove capisco che un imprenditore nella sua posizione possa non aver voglia di venire per non subire, come dire, il contrasto con l'uditorio, un tavolo di confronto, un tavolo dove si parla e dove è auspicabile che le parti giochino a carte scoperte. Infatti noi speravamo di vedere da più di 2 anni un piano industriale o comunque sentire quali sono le intenzioni di questo imprenditore, e per noi non c'è stata possibilità di farlo, non abbiamo mai saputo nulla se non delle trattative in corso in maniera piuttosto riservate da parte dell'amministrazione con questo imprenditore, che comunque sappiamo che hanno prodotto risultati del tutto inesistenti, direi. Quindi il momento di stasera lo ritengo decisamente importante. È un momento in cui non è, secondo me, non è da vedere questo passaggio politico come un atteggiamento, come un atto di chiusura nei confronti dell'imprenditore, ma più che altro forse sarebbe auspicabile che sia invece un punto di partenza per trattare finalmente ad armi pari e a carte scoperte, quindi capire quali sono le intenzioni e sentire delle cose concrete attraverso un piano industriale che, ripeto, non abbiamo mai visto. Purtroppo abbiamo sentito invece un sacco di chiacchiere. Abbiamo sentito parlare di musei. I musei da sempre si fanno sulle cose che sono passate, che sono finite. Quindi parlare di un museo per una fabbrica significa già decretarne la fine, o se no un livello di occupazione certamente irrisorio e di produttività che non ha nulla a che vedere con una fabbrica. Quindi l'ipotesi museo fin da subito a me è sembrata una cosa piuttosto campata per aria, ma comunque sembrava avesse un certo seguito. È ovvio che Imperia è una città che sta morendo obiettivamente su molti, molti fronti. La perdita del pastificio Agnesi significa una perdita di un pezzo di storia, la perdita veramente identitaria per questa città, secondo me è un danno irreversibile. Noi, da parte di questo imprenditore, mi piace sottolineare una cosa, nel senso, da parte mia, io non ho mai capito quale sia la strategia di marketing, come dire, la strategia industriale di questo imprenditore, che ha in mano un marchio che, al pari di altri pochi marchi in Italia, può vantare un passato veramente rilevante dal punto di vista storico e della tradizione della produzione della pasta. Ebbene, noi non abbiamo capito che cosa voglia fare di questo marchio, perché noi abbiamo visto un imprenditore che, oltre a non rispettare gli impegni presi, non ha neanche rispettato la dignità di questo marchio, perché vediamo pastifici, marche che riescono a conquistare quote di mercato entrando in settori, in segmenti di mercato magari di prezzo leggermente maggiore, facendo leva pubblicitaria sul fatto di avere stabilimenti antichi, il mulino,
un know-how che risale a 100 anni e più, e noi abbiamo visto che invece la prima cosa che ha fatto nel momento di crisi è stato proprio di chiudere il mulino e di cercare di collocare il prodotto su un segmento di mercato, secondo me, al ribasso e non puntare verso un segmento che secondo me è proprio quello che in questo momento viene più ricercato in determinati mercati, soprattutto quelli esteri, e che possono forse, lo dico io che non capisco nulla, forse come dire, compensare un eventuale costo aggiuntivo per uno stabilimento che forse ha qualche costo in più, con un prezzo un po' più alto che forse il consumatore potrebbe essere disposto a pagare a fronte di un marchio, di una solidità, di una qualità soprattutto. Questo è il mio pensiero, però non avendo visto nulla da parte dell'imprenditore, non, per me rimane un mistero, non riesco a capire che cosa, quale sia la strategia industriale di questo imprenditore. Certamente è un imprenditore che ad Imperia ha saputo prendere molto, ha avuto certamente dei vantaggi che ad oggi non ha sfruttato in nessun modo, perché non ha realizzato nulla, pur avendo in mano una cambiale di un certo valore, ma allo stesso tempo non ha investito assolutamente niente, non ha mantenuto nessun impegno con scritto o non scritto che sia, non ha mantenuto gli impegni presi. Quindi questa sera certamente questa delibera va votata, io spero che da tutti, è un momento importante, speriamo che sia un passaggio che possa favorire un qualche cosa di nuovo e che non abbiamo visto fino ad oggi, però è un segnale che il mondo politico deve dare, perché fino ad oggi siamo stati forse un pochino troppo, come dire, remissivi, o abbiamo sperato troppo nelle iniziative, nelle propagandate da questa persona che comunque non ha poi realizzato nulla. Quindi il voto di Fratelli d'Italia ovviamente sarà favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Casano. Ha chiesto ora la parola il consigliere Paolo Re, Imperia Cambia. Grazie Presidente. Signor Sindaco, colleghi, buonasera a tutti presenti e anche a chi ci ascolta da casa. Dunque, come già stato accennato da più parti, il fulcro è la sottoscrizione del protocollo d'intesa avvenuto nel 2003 tra il Comune, sindacati, azienda e Confindustria, a fronte di un progetto, il progetto della Porta del Mare, dove ovviamente assolutamente nell'ambito della legalità, comunque sicuramente a fronte anche di impegni forti, va detto, importanti da parte dell'imprenditore, sono sicuramente stati fatti punti d'oro, come ha detto il consigliere Fossati. Poi è stata chiesta una variante, ma il signor Colussi non si può arrabbiare, perché una variante dove ha chiesto l'inchiedibile, cioè assolutamente, su questo ha precisato bene il consigliere Marino, il consigliere Servalli. Non è che può venire a dire ma non mi sono venuti incontro, ha chiesto l'inchiedibile, credo che l'unico concetto che si possa esprimere è questo. La giunta Capaci nel 2013 ha fatto proprio il protocollo dopo alcuni incontri tra il sindaco e il signor Colussi, ma anche in questa sede non viene presentato un piano industriale, le promesse sono generiche e vaghe, e tanto che forse già qualche dubbio poteva già incominciare a venire, visti anche appunto i precedenti. Personalmente ho sempre creduto poco alle trattative e alla linea moderata portata avanti dall'amministrazione, tanto che sono stato l'unico, mi fa piacere dirlo, della maggioranza, dell'allora maggioranza, a votare circa un anno fa la mozione che, come ha ricordato il consigliere Servalli, io la chiamo mozione grosso, la mozione di Imperia Bene Comune. Del resto, pur riconoscendo al sindaco un forte impegno, va detto, assolutamente un forte impegno profuso nelle trattative, penso che fosse chiaro fin da subito che poco o nulla si sarebbe ottenuto. Del resto, non si è ottenuto in 10 anni. Probabilmente lo stesso rinvio di un anno della chiusura dello stabilimento è stato unicamente funzionale alle esigenze dell'imprenditore, cioè il tempo necessario per predisporre il trasferimento. Non è che abbiamo riuscito a posticipare, ma abbiamo... No, gli serviva un anno, ci ha fatto credere che ha posticipato di un anno. Siamo di fronte a un imprenditore che dal 2013 a oggi non ha mai prodotto appunto il tanto sbandierato e promesso piano industriale. E allora al di là degli aspetti giuridici, qui c'è un problema di affidabilità della controparte.
Per questo motivo credo che il messaggio oggi debba essere forte e chiaro. Se poi in futuro ci dovessimo trovare di fronte a un imprenditore, qualcuno ha parlato di miracolo, lo stesso signor Colussi, altro che miracolo, una mano dal cielo, con proposte di forte interesse pubblico, concrete, e che offre maggiori garanzie e affidabilità, si vedrà, sempre disponibili. Per questo motivo, e anche un po' bando al politichese, noi eravamo convinti che l'originaria proposta del consigliere Grosso, presentata alcune settimane fa in conferenza capigruppo, fosse, nella forma e nel linguaggio, se non nella sostanza, che va detto è molto simile, ancor più dura e diretta. E se è vero che, come ci insegna il diritto, che spesso la forma è importante quanto la sostanza, allora noi avremmo preferito quella prima versione, sicuramente ancor più incisiva. Comunque è ovvio, come rimarcato da tutti, che il fatto che ci sia un documento unico è ovviamente prevalente, è un segnale importante, è la cosa più importante. Resta il fatto che l'accordo con il privato è saltato e dunque, indipendentemente dalle colpe, si deve ripartire da zero, da tutti i punti di vista. La posizione non può lasciare dubbi, senza titubanze o retropensieri. È comunque fondamentale, dunque, però, che al di là della sostanza il messaggio sia lanciato appunto con voto unanime. Sinceramente non sono ottimista e non so se e quanto potrà servire, ma credo che l'unanimità sia comunque un atto dovuto verso i lavoratori, ma anche nei confronti di tutti i cittadini e di una parte importante della nostra storia e della nostra tradizione. Si può morire, ma almeno con dignità. Non stanno solo chiudendo un'azienda, non stanno solo lasciando a casa dei lavoratori, ci stanno sottraendo un marchio, un know-how, un avviamento, una tradizione agroalimentare, un'immagine cittadina. E se è vero che ci sono state incapacità, e ha ragione il consigliere Servalli, e colpe diffuse da parte di tutti noi imperiesi, e mettiamoci privati, enti pubblici, sindacati, almeno ora dobbiamo provare a salvare il salvabile. A tal proposito, va detto comunque che apprezzo l'impegno e il lavoro svolto dalle organizzazioni sindacali imperiesi, a volte forse un po' tardivamente, e mi fa piacere poterlo dire comunque e pensare come una positiva eccezione nel panorama nazionale, dato che personalmente non nascondo che non ho mai avuto molta fiducia verso i sindacati in genere, facendo un discorso di livello nazionale. In tempi recenti li ho sempre più visti impegnati a portare avanti posizioni politiche piuttosto che le esigenze dei propri cittadini. Ma il sindacato imperiese ultimamente mi sembra che si sia veramente impegnato e di questo va ringraziato. E al di là di ogni polemica, adesso, stasera, quel che conta è essere qui, uniti a dire con determinazione e chiarezza all'imprenditore, e non me ne voglia l'amico Don Antonello, non siamo disposti a porgere l'altra guancia. Grazie. Grazie consigliere Re. Chiede la parola a Cristina Gavi, Azione Civica. Grazie Presidente. Signor Sindaco, assessori, consiglieri, amici tutti dell'Agnesi, lavoratori e non cittadini. Agnesi. Agnesi è il simbolo storico di una città che ha tutte le qualità per essere considerata la capitale della dieta mediterranea. La pasta ne è un elemento base e Imperia con orgoglio ha sempre prodotto dell'ottima pasta. Io penso che tutti noi, quando fuori di Imperia, fuori dalla nostra città, abbiamo trovato negli scaffali la pasta Agnesi, ci siamo sentiti un po' a casa. Io per prima ne sono sempre stata felice. E non penso che questa sia retorica, ma è sentimento, no? È un senso di appartenenza che adesso ci vogliono portare via. La paventata chiusura dello stabilimento di Agnesi non significa solo la crisi dei lavoratori, che nello stabilimento sono impegnati o delle loro famiglie, ma deve essere vista come la crisi di tutta la nostra città, deve coinvolgere tutta la nostra città. Ed è per questo che ritengo che sia importante che la voce del Consiglio Comunale questa sera si alzi univoca, forte e chiara.
Perché il problema della chiusura dell'Agnesi non investe solo appunto i lavoratori, investe la natura stessa della nostra città, investe la sostanza della nostra città, i suoi abitanti, i lavoratori, la sua immagine e la sua storia. Oggi non siamo qui per litigare, non siamo qui per far vedere chi è più bravo, chi è più lungimirante, siamo qui per stringerci tutti insieme, gli amministratori, noi consiglieri di minoranza, di maggioranza, a stringerci tutti insieme e fare quadrato intorno all'Agnesi, con i suoi lavoratori e con quello che l'Agnesi rappresenta. Siamo qua per dire che non ci stiamo a vederci defraudare della nostra storia e della nostra dignità. Devo dire che il fatto che si sia creato un documento condiviso da parte di tutti e che siamo qua stasera per votarlo, la trovo una cosa bella e la trovo una cosa rassicurante. Trovo rassicurante che si dimostri la capacità finalmente di abbandonare i propri personalismi e le proprie posizioni e che riusciamo a portare avanti una voce sola, la voce che è la voce della nostra città e altro non deve essere una voce politica, deve essere una voce veramente di sentimento cittadino. Il documento che voteremo stasera, io vorrei che fosse chiaro, che non vuole essere e non può essere un ricatto nei confronti di un imprenditore che comunque poi alla fine deciderà sulla base purtroppo dei suoi interessi. Però può essere un segnale forte e chiaro che anche per Colussi, che quello che il Consiglio comunale, che l'amministrazione porterà avanti, sarà solo ed esclusivamente quello che sarà il bene della città e quindi non farà più nessuno sconto, nessun favore a nessun privato, porterà avanti solo quello che è l'interesse della città, il bene comune. Il bene e l'interesse della nostra città, che a volte è maltrattata, da molte vituperata, a volte un po' disordinata, però che dimostra in questi momenti di essere capace di essere unita in momenti importanti come è questo. Io per questo ringrazio tutti quelli che sono presenti questa sera e spero che ci crediamo e crediamo che stando uniti forse riusciamo a fare qualcosa. Grazie. Grazie. E ora la volta del consigliere Olivieri, Partito Democratico. Grazie Presidente, consiglieri e lavoratori dell'Agnesi. Io non ho preparato nessun intervento scritto, vado a braccia e anche correrò il rischio di essere retorico, però ho sentito questa sera delle ricostruzioni storiche che provengono da molto lontano, partono dal 1824, da quando avvia la produzione il pastificio Agnesi. Io voglio spostare un po' l'asta del tempo alla fine degli anni 70, quando ero uno studente della scuola elementare che ogni mattina transitava per via Garessio e andava a scuola in via Parini. C'era ancora il plesso scolastico di via Parini, non esisteva ancora Largo Ghiglia. E attraversando via Garessio l'immagine che avevo era stabilimento Sasso, Berio, Carli. A sinistra avevo Isnardi, Guardone, Calvi. Cosa vuol dire? Vuol dire che era una città che aveva un presente, all'epoca un presente industriale, dove era una città viva, c'era lavoro, c'era produzione. E tutto questo si è venuto a perdere nel tempo. Si è venuto a perdere nel tempo, la colpa non è soltanto della globalizzazione del mercato. Ci sono delle responsabilità, delle chiare responsabilità, l'abbiamo già detto in questa sede, le responsabilità tra i compartecipi di queste responsabilità, non è stato citato una classe che secondo me è l'imprenditoria locale. Qui l'imprenditoria locale nel corso di questi anni ha fallito miseramente perché ha preferito investire i soldi nel mercato immobiliare per avere delle certezze, capitali senza rischio.
oppure in rendite finanziarie. Io non so, Imperia credo che sia la città italiana con più presenza di sportelli bancari. Abbiamo talmente tanti di quegli sportelli bancari perché probabilmente i soldi ci sono e si preferisce metterli in banca piuttosto che investirli nel mondo della produzione. Quindi sicuramente ci sono questo tipo di responsabilità, responsabilità anche della politica, non voglio dire di un partito piuttosto di un altro, però di una classe politica che per 30 anni ha governato Imperia. E questo è sotto gli occhi di tutti, perché si è cercato di andare verso una deindustrializzazione preferendo altri futuri prospettabili per la nostra città. Si è parlato tanto di turismo, però in Imperia l'unico albergo a memoria d'uomo negli ultimi 30 anni è l'Hotel Rossini, poi non è che sono nati altri alberghi, non puoi fare turismo se non ci sono attività ricettive. Addirittura il più grande e bello porto del Mediterraneo, che doveva essere una struttura di richiamo da un punto di vista turistico, nella sua progettazione non prevedeva neanche, e non lo prevede tuttora, neanche un albergo. Quindi si voleva fare turismo senza avere forse le capacità turistiche e senza renderci conto che Imperia non può avere un futuro turistico. Imperia deve avere un futuro multivocazionale, ci sta il turismo, ci sta l'industria, ci sta il commercio, ci sta il settore dei servizi. Questo purtroppo non è mai avvenuto a Imperia e io mi auguro che questa amministrazione riesca ad andare verso quella direzione. Come si può fare? Si può fare con l'unico strumento che è il PRG, e lì tiro le orecchie all'amministrazione. Mettendo mano al PRG si possono individuare delle aree dove si può fare il piccolo capannone artigianale piuttosto che l'azienda produttiva di, che ne so, la piccola industria e quant'altro. Senza questo non si riesce a creare produzione, non si riesce a creare occupazione, non si dà lavoro, non si danno prospettive. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Abbiamo lo strumento per poter creare occupazione e lo strumento appunto è quello di mettere mano al PRG. Io comunque sono molto soddisfatto di questa delibera, perché si riesce ad arrivare ad un voto unanime e quindi alla conclusione di un percorso comune all'interno di tutte le forze politiche che rappresentano appunto il Comune di Imperia. Il messaggio è chiaro, il messaggio inviato all'imprenditore è molto chiaro, il messaggio che è inviato anche ai lavoratori e alla cittadinanza, anche qui è un messaggio molto chiaro di grande solidarietà, di grande preoccupazione e partecipazione per quello che possano essere i vostri problemi, i problemi della città. Mi auguro veramente che si riesca a tutelare, e questo lo dico col cuore in mano, la cosa più importante, che è il vostro posto di lavoro, la vostra occupazione. Grazie. Grazie consigliere Olivieri. E ora la volta è la consigliera Poilucci Piera, Forza Italia. Signori, buonasera a tutti. È difficile forse dire qualcosa di originale dopo che da due ore si sono avvicendati degli interventi. Penso però che ciascuno degli interventi che mi ha preceduto contenga qualcosa di buono e qualcosa di positivo, perché pur nelle diverse sfaccettature, nella diversa provenienza politica, culturale, sociale, anche di noi consiglieri, è stato fatto, io credo, globalmente un buon discorso, un discorso che tende a una conclusione positiva. Che significa? Certamente solidarietà nei vostri confronti, credo che vi sia dovuta, benché arriviamo a questa decisione, a mio avviso, molto tardivamente. Da un punto di vista tecnico arriviamo questa sera a condividere due principi fondamentali, già proposti almeno due anni fa, agosto 2014, bisogna rendergliene merito, dai consiglieri Servalli e Grosso, in una mozione che è sostanzialmente coincidente con quella di questa sera, perché noi questa sera diciamo no alla variante vergognosa
che l'imprenditore Colussi ha pensato di presentare, come quando chi gioca a carte striscia la verdina, in questo comune quando non c'era un'amministrazione politica. Eh sì, perché Colussi ha presentato la variante quando c'era il commissario, cioè quando non c'era un sindaco, una giunta, un orientamento politico, ma c'era un burocrate che doveva traghettare la nostra amministrazione alle nuove elezioni. E questa è stata l'ultima mossa del furbastro. Bene, questa sera siamo giunti, dopo tanta fatica, a dire no alla variante. Giungiamo anche a dire no alla variazione urbanistica e della destinazione urbanistica che riguarda lo stabilimento di Agnesi. Questo è un punto che è stato fortemente voluto da Imperia Bene Comune, perché ha qualcosa, anche se domani forse tecnicamente modificabile, ha qualcosa di molto forte dal punto di vista della nostra vicinanza con voi. Perché dire che noi dal punto di vista urbanistico manteniamo la destinazione D dello stabilimento industriale significa dire che vogliamo mantenere fortemente la produzione industriale. E quindi questo è il documento che noi approviamo. Dicevo, è finalmente condiviso, sì. Finalmente condiviso perché abbiamo provenienze e idee politiche diverse qui dentro. Abbiamo origini molto diverse, c'è il consigliere Lagorio che è stato un vostro collega, abbiamo il sindaco, perlomeno la sua famiglia, che è stata addirittura azionista di Agnesi, quindi potete capire com'è un'assise composita. In altre occasioni non abbiamo raggiunto la sintesi. Non abbiamo raggiunto la sintesi e la politica ha dato veramente una brutta dimostrazione di se stessa. E sono abbastanza recenti queste dimostrazioni negative, riguardano anche voi, perché come accennavo prima, nell'agosto 2014 l'amministrazione e le forze che sostengono l'amministrazione, anche il PD, hanno quasi ostracizzato chi voleva approvare quella mozione. E quindi il discorso politico che qualcuno questa sera ha fatto delle responsabilità politiche del passato, che tanto ha fatto arrabbiare il mio collega, il dottor Ragnese, però poi dimentica di dire, e a questo anche il consigliere Saluzzo, che rappresenta l'ala socialista di questo comune, che quindi più avrebbe dovuto essere a voi vicina per una provenienza culturale e politica, e sì, anche quell'ala di questo consiglio comunale all'epoca ostracizzò chi presentava quella mozione, non la votò e la contrastò. Ricordo bene come c'erano anche all'epoca vostri rappresentanti in quest'aula e furono non tanto arrabbiati, ma io credo proprio profondamente delusi e anche stupiti di quello che avveniva. Qualcuno questa sera ha parlato di funerale. Sì, in effetti siamo a rischio di un funerale. Io spero che la decisione di oggi, che vuole dire no a un imprenditore che forse ha avuto e forse non ha neanche sfruttato quella che la politica gli aveva concesso, è stato comunque un imprenditore arrogante, a senso unico, che anche nelle recenti trasmissioni televisive, non so se lo avete visto a Virus, con quale spocchia si è presentato, parlando di quanto è abile lui al volante, della sua alta velocità e del suo spregio per le regole, perché anche in quella sede è riuscito a dimostrare la sua arroganza, benché il conduttore non lo stimolasse, anzi gli faceva dei begli assist. Beh, questo è il personaggio Colussi. Voi purtroppo l'avete conosciuto sulla vostra pelle, noi soltanto attraverso i giornali e i media. E sì, perché Colussi probabilmente ha preso in giro un po' tutti, dai tempi andati ai tempi recenti. E dispiace dire che oggi siamo al funerale e approviamo soltanto oggi il documento che avrebbe potuto, come aveva detto all'epoca il consigliere Fossati, caricare un po' la pistola e andare al sindaco nella trattativa con Colussi e mandarlo con una pistola fumante sul tavolo alla trattativa, questo 2 anni fa.
Forse anche all'epoca la pistola fumante sarebbe stata forse un misero Flaubert e non una calibro 38. Però comunque sarebbe stato qualcosina. Noi siamo sempre in rincorsa, siamo molto in ritardo. Se era poco 2 anni fa, quello che approviamo stasera è ancora meno. Però non possiamo non dire no a chi non ci vuole dare nulla e, come ha ricordato prima un sindacalista fra di voi, a chi non ci vuole concedere neppure l'onore delle armi. Perché io credo che sia inequivocabile, no, che Colussi, a meno che non venga folgorato in qualche modo, non riconvertirà la propria idea, che sia industriale, che sia commerciale, che sia strategica. Però io credo che una risposta forte a questo signor Colussi noi la dobbiamo dare. Credo che l'impresa, l'imprenditore, forse anche smettendo di nascondersi dietro i burattini che fin qui avete visto nelle trattative, perché mi sembra di capire che abbia sempre mandato avanti altri per poterli anche eventualmente smentire se avessero mai preso un impegno nei vostri confronti. Forse un pochino la stessa cosa che ha fatto con la politica. Ebbene, io credo che sia il caso di condividere pienamente la sintesi, perché ancora questa sera c'è chi ha avuto delle grosse resistenze rispetto al provvedimento che prendiamo e anche delle resistenze a mettersi a fianco a voi nella manifestazione, proprio nel corteo che avete fatto. Probabilmente ci sarà l'unanimità e questo significa che la politica, quando vuole, anche se forse tardi, raggiunge un accordo quando l'interesse viene a toccare tutti noi. Io credo che il vostro interesse sia l'interesse di tutta la città, perché credo che 150 lavoratori abbiano 150 famiglie e ci siano i lavoratori dell'indotto e ci siano le famiglie dei lavoratori dell'indotto. E quindi, se noi pensiamo che siamo una cittadina di 43.000 abitanti, dobbiamo pensare anche all'incidenza, non solo economica, ma nella vita di tutti noi, nella disgrazia che scongiuriamo capiti a voi. Io credo che questa sera sia un cercare di bloccare l'effetto domino, che la vostra disgrazia è anche la nostra disgrazia, che quindi l'effetto domino, che la vostra sfortuna possa toccare la sfortuna un po' di tutti gli imperiesi e forse anche di qualcuno che imperiese non è, perché ricordo quando era passata l'altra mozione c'erano dei lavoratori, mi pare, di Sanremo con le loro famiglie che erano qua e che lavorano all'Agnesi. Io spero che il sindaco ci dica qualcosa questa sera, perché nelle segrete stanze lui molte volte ci ha detto di essere un ottimista e ci ha detto che i contatti che ha avuto lui non sono stati così negativi. Vedo che ha aspettato a parlare fin qui e spero che da lui possa arrivare un messaggio più positivo rispetto in fondo all'analisi che noi abbiamo potuto fare non avendo forse altri dati. Io confido e mi riservo eventualmente di dire ancora qualcosa, ci fossero degli interventi a mio avviso da riprendere, perché ho ancora 4 minuti e mezzo. Ecco, però confido nel fatto che il sindaco almeno parli e ci dica qualcosa. In fondo lui rappresenta tutta la città, si chiama primo cittadino il sindaco e vorrei che ci facesse capire la sua convinzione, il suo calore e la sua vicinanza in questo momento che speriamo non sia un funerale, ma insomma una rianimazione del nostro problema. Grazie. Se non ci sono altri interventi, do la parola alla consigliera Vezzera per l'intervento di chiusura. Signor Sindaco, Presidente, assessori, consiglieri, sindacati e pubblico tutto. Allora, ho ricevuto l'incarico di chiudere il dibattito ed è una cosa abbastanza un po' difficile, come poteva essere difficile l'introduzione che ha fatto il consigliere Grosso. Il dibattito l'ho sentito
le varie posizioni dei vari gruppi, però sono contenta. Ho capito, cioè sappiamo le differenze dei vari gruppi, di certe sfaccettature, però di fondo sono contenta. Sono contenta perché tutti i gruppi sono riusciti a raggiungere, nonostante queste piccole divergenze, un accordo complessivo sul documento. E tutto il Consiglio Comunale dovrebbe, e tutti i gruppi del Consiglio Comunale dovrebbero votare in modo favorevole. Per cui effettivamente dalla politica dovrebbe questa sera uscire una risposta seria e forte. Agnesi. Allora, Agnesi è un'immagine della città d'Imperia e Agnesi ha portato la città d'Imperia nel mondo. Agnesi è una realtà importantissima, è talmente una realtà importante che vi dico un piccolo particolare personale. Io ho dato la tesi sull'Agnesi, perché dare la tesi sull'Agnesi era, l'Agnesi era un'azienda talmente importante che effettivamente dare la tesi è stata una cosa bellissima. Ho frequentato per mesi lo stabilimento Agnesi, ho conosciuto il management e ho trovato in tutti un entusiasmo di andare avanti, di lavorare, di fare. Certo, erano anni, parliamo degli anni 70. Io mi ricordo mio nonno, che era un imperiese doc, che quando io venivo a Imperia, perché io non sono di Imperia, però mio nonno era di qua, mi diceva: bisogna comprare la pasta Agnesi, perché dobbiamo dare una mano a questi nostri concittadini, dobbiamo dare una mano all'Agnesi, perché porta lavoro a Imperia. Quindi il marchio Agnesi era, l'azienda Agnesi era sentita come una cosa che faceva parte della città. E quindi, voglio dire, era qualcosa di correlato con la città, per cui secondo me era giusto che il marchio Agnesi rimanesse Imperia, ed è giusto che la politica oggi prenda una posizione forte e chiara per cercare di, nel limite del possibile, difendere questa realtà di Imperia. Perdita dei posti di lavoro. Indubbiamente il fatto che l'Agnesi chiuda porta in una situazione già di oggi della città di Imperia, con una situazione assolutamente economica, assolutamente degenerata, con aziende che chiudono, negozi che chiudono, posti di lavoro che vengono a mancare. Perdere ulteriormente posti di lavoro, parliamo di circa un centinaio, più tutto l'indotto, più, come diceva la consigliera Polucci, tutte le famiglie collegate, è una cosa assolutamente allucinante, cioè voglio dire, porterà un impatto negativo su tutta la città in modo notevole, ce lo porteremo dietro per anni, e questo effettivamente Imperia, secondo me, non era giusto che capitasse una cosa di questo genere. Indubbiamente il fatto che l'imprenditore non sia più un imprenditore imperiese ha svincolato un poco il rapporto dell'azienda Agnesi col tessuto d'Imperia. Oggi l'imprenditore pensa al suo interesse, pensa al suo guadagno, e il discorso della ricaduta sulla città d'Imperia, positiva sulla città d'Imperia, probabilmente non lo tocca più di tanto. La politica quindi era giusto che in qualche modo si attivasse. Indubbiamente, magari qualcuno dice, ci siamo attivati tardi. Beh, effettivamente io ricordo, come diceva la consigliera, che avevamo queste mozioni sull'Agnesi. Noi però, sinceramente, vi devo dire, in parole povere, noi abbiamo dato fiducia al sindaco. Il sindaco conosce l'imprenditore Colussi e abbiamo dato fiducia al sindaco di portare avanti questa trattativa, perché ci sembrava che portare avanti in modo personale, svincolata dal discorso sindacati, incontri ufficiali e via di seguito, potesse portare a un qualche tipo di risvolto positivo. Poi, indubbiamente, criticare a posteriori è sempre facile. In quel momento abbiamo agito in buona fede e ritenevamo che fosse la cosa migliore da fare. Poi oggi ci potete accusare di non esserci messi per traverso immediatamente, però noi fondamentalmente ritenevamo che l'intervento del nostro sindaco potesse in qualche modo portare appunto questi risvolti positivi. Il MISE. Allora, la politica effettivamente non possiamo dire che non è intervenuta a difesa dell'Agnesi. Parliamo del MISE. Il MISE è questa riunione, cioè voglio dire questo
possibilità di incontrarsi per cercare di trovare delle soluzioni, e su questo noi dobbiamo innanzitutto ringraziare la nostra senatrice Albano, che si è data da fare in modo fattivo per cercare di fare queste riunioni, ne sono state fatte 3. Leggo in un incontro, in un verbale di questa riunione, dove la Regione Liguria aveva dato la disponibilità a supportare il progetto anche finanziariamente. Quindi voglio dire, la politica non è che sia disinteressata completamente. L'Agnesi fondamentalmente dalla politica, secondo me, ha ricevuto molto, perché se mi collego al discorso che ha fatto Fossati, che già nel 1800 l'Agnesi ha ricevuto delle agevolazioni per portare il pastificio da Ponte d'Assio a Imperia, non possiamo dire che la città, che il tessuto complessivo abbia abbandonato l'Agnesi. Parliamo della Porta del Mare. La Porta del Mare è di nuovo stata una mossa da parte della politica per cercare di dare una mano a questo imprenditore affinché facesse un investimento all'interno dello stabilimento. In realtà poi questo imprenditore non l'ha fatto. Probabilmente nella sua intenzione questa Porta del Mare gli doveva servire solo come investimento immobiliare. Però fondamentalmente, al di là delle critiche che sono state fatte sul discorso di questi accordi, io non ci voglio entrare nel merito, perché abbiamo detto che questa sera dobbiamo parlare di Agnesi, non dobbiamo parlare di personalismi e non dobbiamo parlare di cosa pensa un consigliere o un gruppo rispetto a un altro. La Porta del Mare è nata come un impegno per cercare di portare a casa un investimento e la continuazione della produzione all'interno dello stabilimento. Produzione che per un po' è continuata, però fondamentalmente un po' perché è venuto meno forse l'interesse edilizio di questa operazione, un po' per una serie di comunque scelte dell'imprenditore, la produzione purtroppo noi sappiamo che alla fine del 2016 dovrebbe cessare. Sul discorso della variante io farei un altro discorso, perché intanto effettivamente la variante è stata presentata quando c'era il commissario e quindi probabilmente è stata presentata in un momento in cui c'era comunque un vuoto politico e quindi forse con lo scopo da parte dell'imprenditore di riuscire a ottenere immediatamente un qualcosa a suo vantaggio. La variante della Porta del Mare non può essere accettata, perché intanto non è stato rispettato l'accordo base che portava la Porta del Mare e poi perché c'è un discorso, come ha fatto il nostro consigliere Marino, c'è un discorso di danneggio all'interesse pubblico. Rispetto al discorso della Porta del Mare, la variante effettivamente danneggia il pubblico e porta l'operazione solo ed esclusivamente sull'immobiliare. E quindi noi non possiamo accettarla. E tutti i gruppi con questo documento sono nell'ottica, forse qualcuno in modo addirittura un po' più rigido, però insomma voglio dire, sono nell'ottica di dire, siccome è una delibera, questa delibera deve essere una delibera di giunta, noi questa sera con questo documento diremo alla giunta, guarda che la variante della Porta del Mare non deve essere accettata. Non deve essere accettata perché, vi ho detto, c'è questo discorso di interesse pubblico che comunque viene danneggiato e c'è il discorso che l'imprenditore, nonostante i suoi impegni, le sue parole, gli incontri al MISE e altri incontri vari, con i sindacati piuttosto che, si è impegnato a presentare un piano di ristrutturazione, un piano di investimenti, un piano di rinnovamento, un piano comunque per mantenere lo stabilimento in piedi. In realtà questo piano non è mai arrivato e quindi vuol dire che i rapporti con questo imprenditore fondamentalmente non sono più su un piano che possa in qualche modo venire una ricaduta favorevole sulla nostra città. E quindi nel momento in cui questo piano è solo ed esclusivamente a livello edilizio o immobiliare, noi non lo possiamo accettare. Come siamo arrivati nell'ambito del nostro documento a dire che lo stabilimento deve mantenere la sua destinazione, che poi è la categoria D.
che poi sia una destinazione industriale, l'importante è che sia una destinazione produttiva, l'importante è che mantenga e garantisca dei posti di lavoro. Noi fondamentalmente, se l'imprenditore Colussi non vuole più produrre la pasta, ma vuole produrre altre cose, fare il museo della pasta, l'importante è che comunque ci mantenga, che garantisca i posti di lavoro di tutti coloro che lavorano in questo momento, perché stanno ancora lavorando nel pastificio. Quindi noi riteniamo che questo stabilimento debba comunque garantire in futuro un qualche tipo di produzione, un qualche tipo di posti di lavoro. Indubbiamente ci siamo posti un problema perché la nostra paura è quella che rimanga un'incompiuta, rimanga un qualcosa abbandonato, tipo la Sairo, e la cosa ci spaventa un pochino, però in questo momento dovevamo dare comunque un'immagine, dare comunque un segnale all'imprenditore che la politica in qualche modo si attiva, e questo segnale lo daremo questa sera votando tutti assieme questo documento. E io volevo chiedere a tutti i consiglieri di lasciare da parte il discorso individuale, il discorso individualistico, le prese di posizione, cioè le problematiche che comunque in qualche modo sono uscite in questa stesura, sulle varie idee che uno poteva avere, tutte sempre nell'ottica del manteniamo e cerchiamo di garantire i posti di lavoro, questo sì, ma magari con qualche sfaccettatura. Ora, io ritengo che tutti voteremo questo documento, manderemo questo segnale forte a Colussi che la politica si muove, magari si è mossa in ritardo, che i sindacati si sono mossi, perché effettivamente i sindacati, soprattutto i sindacati di Imperia, non possiamo contestare come qualcuno ha contestato il lavoro dei sindacati, perché anche loro hanno avuto la loro parte, e tutti noi cerchiamo di fare la nostra. Io voglio solo dire una cosa: il Consiglio Comunale è cosciente della problematica dei lavoratori dell'Agnesi, non vuole abbandonare, nessun gruppo di questo Consiglio vuole abbandonare i lavoratori, e io dico, sono capogruppo del Partito Democratico, io dico che il Partito Democratico ha comunque in animo di fare tutto il possibile per cercare di dare una mano ai lavoratori, garantendogli il posto di lavoro in qualche modo, perché comunque non è giusto, non se lo meritano. Troppe famiglie ne verrebbero danneggiate, Imperia ne verrebbe danneggiata, e quindi secondo me è giusto che prendiamo una posizione, la prendiamo tutti, e vi ho detto, la prendo, io ve lo posso confermare come capogruppo, la prendiamo come Partito Democratico, e ci attiveremo in prima persona perché vogliamo dare la solidarietà massima ai lavoratori dell'Agnesi e dirgli: signori, voi non siete soli, noi saremo al vostro fianco. Grazie. Grazie consigliera Mezzera. Chiede ora la parola al signor Sindaco. Lavoratori, dipendenti agnesi, consiglieri comunali, assessori, presidente, cittadini di Imperia. Mi sono preso due appunti su quanto è stato detto qua questa sera, adesso dirò qualche parola in chiusura. Dunque, la vicenda ha visto due incontri al MISE negli anni passati, tre tavoli in regione, un incontro in regione con Colussi, l'assessore alle attività produttive, alcuni incontri qua presso il Comune di Imperia con Colussi. Durante tutti questi incontri, tutte queste volte in cui si è discusso della tematica, io ho sentito e ascoltato varie proposte, si sono di volta in volta modificate nel tempo, tendenzialmente in diminuzione, ma non c'è mai stata, come è noto, una conferma scritta, nero su bianco, della volontà dell'azienda nel voler fare quello che proponeva e ha proposto in varie occasioni in questi tavoli.
Io credo che siano state date e concesse aperture in tutte quelle sedi. È stata data la disponibilità dell'amministrazione comunale a esaminare le richieste degli imprenditori, le più varie, anche discorsi di sconti sulla fiscalità locale del comune, che sarà una piccola cosa, ma magari è comunque è un segno di buona volontà, di dire noi vogliamo che tu resti qua, quindi possiamo e vogliamo fare e farti vedere che vogliamo fare delle cose. Chiaramente tutte queste proposte erano sempre fatte a fronte di avere un impegno scritto, preciso, con anche magari con una diminuzione, cioè un qualunque tipo di impegno scritto, poi che sarebbe stato chiaramente valutato. La cosa sulla quale in particolare io ho sempre insistito in tutte le sedi è stato l'impegno, ho chiesto, se chiaramente non l'abbiamo ottenuto, però io quello chiedo perché mi sembrava doveroso chiederlo, era l'impegno ad investire il ricavato dell'operazione Porta del Mare nello stabilimento imperiese. In questo modo noi avremmo avuto anche in maniera indiretta la garanzia della volontà di voler continuare la produzione in questo stabilimento e di conseguenza di garantire l'occupazione per tutti voi lavoratori. Ora, io sono e resto convinto che le aperture di dialogo che sono state concesse a Colussi volevano dimostrare quello che ci ho detto prima, e cioè che la città di Imperia, che vuole e ama e desidera che la pasta Agnesi, lo stabilimento Agnesi, resti qua, ed è per questo che si è tentato in passato, ho tentato di cercare in varie sedi, anche magari privatamente, di cercare di convincere questa persona a dirci un po' cosa voleva fare, quale intenzione aveva e soprattutto di convincerlo a rimanere qua. Poi è chiaro che le battaglie si fanno, una volta si vince, una volta si perde, non è che è matematico che si vinca tutte le volte. E qua, così ora siamo arrivati a questo punto, ripeto, in tutte le sedi l'amministrazione comunale e il sottoscritto in particolare ha sempre comunque chiesto la disponibilità, cioè dato la disponibilità in cambio di garanzie precise. È vero, avremmo potuto approvare la mozione 2 anni fa, ma credo che non sarebbe cambiato molto. Cioè io sinceramente ho cercato di presentarmi non con la pistola, perché speravo di poter intavolare una trattativa tra due entità che non erano in guerra, però se questo non è servito, chiaramente adesso noi dobbiamo cambiare strada, per forza. Noi non è che pretendiamo come amministrazione comunale, né possiamo insegnare al gruppo Colussi il proprio mestiere, non possiamo pretendere di andare a interferire nella sua scelta di imprenditore, se fare la pasta o non fare la pasta Imperia, questo mi sembra un po' eccessivo. Una cosa invece noi la pretendiamo e la pretendo fortemente, e è la salvaguardia del livello attuale dell'occupazione. Quella la pretendiamo e la pretendiamo con forza, io quella l'ho sempre pretesa. Non so, in ogni occasione di dibattito, di presentazione di proposte, quando si diceva faremo i sughi, faremo, io ho sempre detto sì, facciamo tutto quello che vogliamo, però qua ci sono 103 dipendenti più l'indotto, quelli devono avere un lavoro, queste persone sono persone che hanno diritto di continuare ad avere un lavoro, non andiamo a fare i giochini che facciamo le sottomarche o i vasetti e poi scopriamo che magari 50 restano a casa, questo no, questo io l'ho sempre chiesto. Sul consiglio di questa sera, a me sinceramente fa piacere per una volta, ed è bello vedere per una volta il consiglio comunale, credo sia la prima volta dal 2013, il consiglio comunale di Imperia unito a votare una mozione che questa sera mette un punto fermo, mette uno stop e dice a Colussi: fai un po' cosa vuoi, perché tu
non ti possiamo obbligare a fare quello che noi vorremmo che tu facessi. Fai cosa vuoi. Se l'occupazione sarà salvaguardata, io credo che il punto che mettiamo questa sera si potrà ridiscutere. Altrimenti è evidente che non si potrà ridiscutere. A me piace personalmente pensare che il punto che mettiamo questa sera possa diventare in futuro una virgola oltre la quale poter continuare a scrivere la storia delle vostre oltre 100 famiglie. Grazie. Grazie signor Sindaco, e come d'accordo in conferenza capigruppo chiedo ora all'Assemblea se siete d'accordo su non fare dichiarazioni di voto e andare direttamente al voto della delibera. Se siamo tutti favorevoli all'unanimità, allora mi permetto solamente di leggere il dispositivo della delibera che cita: di esprimere indirizzo alla Giunta Comunale per respingere la richiesta di variante al SUA Porta del Mare, presentato nel corso del 2012 per tutto quanto specificato in premessa. Di esprimere indirizzo politico in funzione dei futuri interventi di pianificazione affinché l'amministrazione comunale mantenga l'attuale destinazione urbanistica di insediamento industriale esistente per l'area produttiva dello stabilimento Agnesi. Preveda, laddove non realizzato dal soggetto attuatore, nei tempi di legge il SUA, così come approvato, un'attenta programmazione e pianificazione urbanistica per l'area oggi interessata dallo SUA, in premessa riconsiderando con particolare cura destinazioni urbanistiche, volumetrie e funzioni per renderle più possibile coerenti con la generale riqualificazione prevista per la limitrofa area di parco urbano e più in generale per un sostenibile sviluppo urbanistico della città di Imperia e il più possibile rispondenti all'interesse pubblico in termini di impatto ambientale e funzionale. Quindi passiamo ora al voto direttamente. Favorevoli? Unanimità, la delibera è approvata. Il Consiglio Comunale è terminato. Grazie a tutti.